Eccoci qua ragazzi, ben ritrovati su everyeye.it per questo Q&A Deluxe, il secondo Q&A della settimana, anche se in realtà sostanzialmente stava a fare una quantità di Q&A fuori Una scala. quantità di live. Live, che, cioè, oramai sempre, cioè, Sì. tutti i giorni, tutto il giorno con voi, pure la notte, anche a sorpresa, cioè la mattina, Sì. non ve lasciamo più in pace ragazzi. Speriamo che vi piaccia questa iniziativa. Di nuovo, vi ricordo anche in apertura, a sto punto lo dico io questa volta, che cioè, ci sarebbe anche quel dettagliuncolo importante insomma, della beneficenza, e che sta andando, fra l'altro, sta bene, mi confermi tu, Ale? Porca miseria! Certo. Allora, ragazzi, non solo stiamo andando molto bene e questa cosa qui ci fa onore, ma non tanto a noi che siamo gli umili intermediari in questo caso, ma a voi che vi siete dimostrati incredibili, anche su questo fronte, su quello della beneficenza. E voglio dire una roba, siamo la punta di lancia della beneficenza tra tutte le community italiane, quindi è una cosa che secondo me fa tantissimo onore a voi e al modo in cui abbiamo costruito assieme questo bellissimo clima di vicinanza che insomma è quello lì che Concordo. sorregge questa community di Everyeye. Sono molto felice, sono molto orgoglioso di voi Ed è e di molto noi. bravo, concordo, anche io sottoscrivo ed è molto figo che stiamo usando la moltitudine per scopi positivi. E con Oh. grande efficacia, fra l'altro, perché abbiamo bruciato ogni aspettativa, anche del buon Fossetti, che in genere da buon statista ci vede lungo lui, no? E invece no, abbiamo bruciato anche le sue aspettative, ragazzi, veramente. Un'ottima partenza col botto, continuate, anche un euro insomma, è importante e vi ricordiamo che niente di, insomma, dei fondi donati passa per altre piattaforme, passa per Everyeye, ma Chiaro. andrà direttamente alla Croce Rossa Italiana, perciò. È un fenomeno di massa bello, non come quella volta che qualcuno cominciò a comprare le cult e tutti andavano in giro con questi pesantissimi scarponi con la punta d'acciaio. Cioè, Succede ancora, succede succede ancora, ancora. succede ancora. C'è ancora qualcuno con le Ugans, forse, però vabbè. Comunque, ragazzi, di nuovo, ben ritrovati. Io sono Todd, quell'altro lo conoscete, scusa, quell'altro lo conoscete molto meglio di me a questo punto. E niente, partiamo con il Q&A versione Deluxe. 2 ore con voi, Oh. fino alle 5, e bombardateci, bombardateci pure. E Vogliamo leggere? mentre inizia questo bombardamento, esatto, io andrei subito a leggere Atomant, che ci fa una domanda un po' più tech, ma che comunque è molto attuale e molto vicino al mondo dei videogiochi, perché parla proprio di questo. Ciao ragazzi, posso chiedervi qualche esempio non convenzionale di come potrebbero essere usati gli SSD? Io ho capito che in un open world possono essere messi molti oggetti in primo piano e aggiornati in tempo reale man mano che si sposta la telecamera, ma questi oggetti, fino a che punto possono essere grandi o pesanti? Posso pensare che si possano riprodurre sequenze dinamiche tipiche di un action adventure lineare su giochi a mondo aperto? Questa tecnologia potrebbe rendere possibile vedere un allargamento di una città in tempo reale, una struttura che crolla sotto i nostri piedi? Può valere una logica simile per gli NPC? Ad esempio, una PlayStation 4 fatica molto a gestire un solo trico, eccetera, eccetera. Quindi, Sì. con Xbox Series X e PlayStation 5 potremmo aspettarci giochi con 3 o 4 trico, si tratta di un Sì, esempio, questa l'ho a detta prima, è schermo stupenda. che È scorrazzano stupenda. liberamente. Parlando di IA, sarebbe possibile che un SSD possa insomma, portare IA come quelle di un The Last of Us in un mondo aperto o è una questione di calcoli? Guarda, è Sì, una domanda non l'IA facile. c'entra di base c'entra poco, non è C'entra poco. all'SSD che delegheresti Allora, il calcolo dell'intelligenza artificiale. diciamo che l'SSD è uno spazio, immaginatelo come una scatola, dalla quale fondamentalmente le risorse di calcolo, quindi CPU e GPU, vanno a pescare proprio come una mano, per portare su schermo qualche cosa, quindi per elaborarla e portarla su schermo. Con la tecnologia vecchia, ovvero gli HDD, devi sei costretto a prendere una manciata di robe da questa scatola, un chunk, un gruppo di risorse. Perché? Perché il giocatore è imprevedibile e non sai effettivamente quale ti servirà, cioè quanto di quello lì che hai a disposizione in quella scatola ti servirà. E sei costretto a prenderne un mucchio perché la rapidità d'accesso e la rapidità di elaborazione non ti permettono di fare questa roba in tempo reale. Esatto, soprattutto anche la lettura casuale, che significa, Esatto. cioè che è basata effettivamente sull'interpretazione, perché come dice bene Alessandro, devi prendere un cluster, un insieme,
un chunk di asset possibili che sai che ti possono servire perché la telecamera, perché il giocatore sta fisicamente in quello spot digitale e quindi prendi un po' tutto. Però il punto è che sono anche compressi. Sono Chiaro, compressi e e soprattutto. soprattutto le texture, per esempio, che pesano, notoriamente pesano perché sono proprio file che magari tu puoi calcolare, avete visto, no, l'effetto pop-up, no? Quindi le texture che prima carica un layer, un livello, un altro livello di definizione, ok? E quindi sono compattati e vanno scompattati al momento e pronti all'utilizzo proprio quando la Quindi insomma, telecamera li inquadra, una roba che faceva anche molto bene il sistema Umbra, no? L'Umbra certo, Engine. ci stanno tutta una serie di cose che avvengono per trasformare quello che è fondamentalmente matematica in un'immagine, ok? Quindi, essendo fondamentalmente ripeto, una scatola, un insieme di asset, di risorse, l'SSD non ti aiuta direttamente quando devi elaborare, però. Se hai una consistenza nel flusso di dati che ti permette, cioè una rapidità, una precisione, cioè quindi non hai più bisogno di caricare un cluster di dati, ma puoi caricare i dati in tempo reale, perché un SSD magari te lo permette se un motore è costruito attorno a questo concetto. Questo è Ecco. fondamentale spiegare, cioè questa è una tecnologia, è un concetto di sviluppo che è nuovo, perché prima non essendoci la possibilità, o meglio c'era, ma se non è diffusa, è un po' come il 4K o l'8K quando sarà il tempo, se non è diffusa non ci investono neanche gli sviluppatori, quindi prima non si Ma chiaro. faceva, adesso che c'è la possibilità e verrà standardizzata con le nuove console, è chiaro che cambierà proprio il workflow, il modo in cui si lavora e si sviluppano i videogiochi. Speriamo nel più breve tempo possibile, perché se no rischiamo di Non vederla, meno di un paio d'anni. se no Però rischiamo di vederla più in là. il discorso è questo: se tu parti da questo presupposto, tu puoi modificare alleggerendo il peso sulla CPU, perché quel gruppo di dati che tu eri costretto a prendere prima, lo dovevi comunque elaborare. Mentre ora puoi eseguire operazioni più mirate e quindi aumentare l'efficienza generale dell'hardware. Quindi sì, ha influenza anche su altri elementi che sono elementi elaborati, calcolati, quindi come possono essere la fisica in relazione a un oggetto che comunque va renderizzato, come possono essere delle sequenze dinamiche, come tu scrivi, come possono essere anche dei modelli poligonali. Cioè, tante cose possono essere, Esatto. possono ricevere, cioè possono subire l'influenza di questa alterazione, Sì. però non è quella lì che determina in generale il cambiamento, è semplicemente un supporto che ti permette di arrivare a questo cambiamento nel migliore dei modi possibile, di velocizzare in generale l'innovazione. E non ha conseguenze dirette sul world design, non ha conseguenze dirette sulla grandezza dei mondi, però può permettere agli sviluppatori di fare queste cose meglio. E questo è un passaggio essenziale, ragazzi, perché se gli sviluppatori comunque non coglieranno al meglio le opportunità offerte da queste tecnologie, è chiaro che noi non vedremo questi grandissimi cambiamenti. Quindi il game design deve sfruttare questi strumenti. Però è una piccola rivoluzione per il mercato A console. E di voglia, a conseguenza, voglia. raga, aspettatevi che cambi anche tanto per il mercato PC, perché finora il mercato PC si è basato su uno standard duplice, che è quello degli HDD e degli SSD, perché entrambi possono essere utilizzati per i giochi PC, non Esatto, ma nessuno nessuno ti unica. obbligava, tranne Esatto. Star Citizen. Star Citizen è un esempio perfetto di come può essere implementata questa tecnologia. Adesso guardate perché lì è un caso particolare, oltre che un ottimo esempio, però, perché è comunque un gioco enorme, mastodontico, dove per scelta, se tu non lo installi su SSD, il gioco non ti va. Cioè ti becchi 4 FPS perché è pieno di pacchetti non compressi. Di nuovo ritorno a dire questo, perché la possibilità di mettere una quantità semplicemente superiore di oggetti non compressi su schermo è importante, perché ti permette di arricchire il fotogramma senza gravare sulla GPU e sulla CPU, capito? E E poi chiaramente Star Citizen ti impone questa roba, o così o niente, o non ci giochi, oppure anche con Certo. lo Sly comunque vedi 7 FPS, E poi ok? l'ultima cosa, che secondo me è importante, anche il modo in cui sono gestiti dal punto di vista della dimensione gli asset migliorerà. Perché? Perché se tu prendi in considerazione un hard disk normale, un HDD,
sei costretto a moltiplicare alcuni asset per distribuirli, insomma, in diversi punti, sto semplificando al massimo. Perché? Perché la lentezza dell'accesso a determinati dati ti spinge a, ripeto, metterli un po' in diversi punti, in maniera che quando vai a pescare un cluster ce li ritrovi in mezzo. Invece, con questo modo qui, puoi ridurre le dimensioni di un gioco, diciamo, di un qualsiasi progetto, e al contempo, volendo, aumentarne l'ambizione. Quindi puoi aumentare la quantità, le dimensioni, la qualità di questi asset. Quindi sono tante le cose che, insomma, possono trarre beneficio da questo passaggio. No, Passerotto, Star Citizen non è che impone l'SSD, però anche con una 2080 Ti, se non lo installi su SSD, le prestazioni sono più che dimezzate, più che dimezzate. Cioè io con una 2080 Strix overclocked e 6 core, 64 giga di RAM, che tanto non gliene frega nulla perché manco li vede, considerate che senza SSD stavo sui 10, massimo 12 fps. Ok, già all'hangar base, poi magari nello spazio un po' più. Con l'SSD sto a 45, una roba del genere. 4K, maxato, quasi tutto al Cambia come dal massimo. giorno alla notte. Cambia completamente, cioè stiamo parlando di un miglioramento, cioè, veramente grosso, cioè stiamo parlando veramente di parecchio, cioè più del 70% Porca di miseria. prestazione, quindi ecco. Vabbè, comunque io direi che qui l'abbiamo un po' spiegata, Sì. però mi piaceva l'idea di cominciare a calcolare, di sostituire ai teraflops i trico. Senti, ma Esatto. Quanti trico c'ha la tua GPU? quanti trico c'ha la tua... Sì, esatto. Oppure quanto è peloso però il tuo trico? Perché sapete che il Beh, è pelo chiaro, di è trico, le importante. piume, pesano parecchio, vabbè, a parte Allora, volevo le cazzate. rispondere rapidamente a chi in chat scriveva, vediamo un po' dove sta. Domanda per Todde Ale, ma che voi sappiate, Microsoft ha abbassato la banda per scaricare i suoi propri server da una settimana che scarica massimo 50 MB, la fibra 1 giga e un gioco di 26 giga si scarica in 10 minuti. Guarda, Kiros, il problema Non mi stupirebbe. non è tanto di Microsoft che abbassa le soglie, e ci può stare, sicuramente l'avranno fatto, l'avrà fatto sia Steam, non lo so in realtà, però l'avrà fatto anche la concorrenza, più che altro per, diciamo, facilitare la vita ai server che già stanno abbastanza nei guai. Ti dico che anche i provider, tutte le strutture che stanno nel mezzo tra diciamo, la sede digitale dello store e casa tua, sono un po' in sofferenza. Quindi tutti noi abbiamo notato tempi di accesso ai siti o a qualsiasi portale un po', diciamo, aumentati, e questa roba qui non migliorerà. No, 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 non per adesso, Non anzi, per adesso, sì. vedete che tutti corrono ai ripari, anche c'è quelli che hanno veramente, penso, più node in tutta Europa, c'è anche Microsoft che è notoriamente quella che possiede più punti di snodo, chiamiamo così, che sarebbero insomma equivalenti, diciamo, delle server farm, una sorta di ripetitori, insomma, ok, per tutti quelli che sono i servizi ostati dalle loro piattaforme. Microsoft è quella che ne ha di più in Europa. Mi sa, vabbè, sì, se la batte con Google in ogni caso, e quindi E ecco, Amazon. e Amazon ovviamente, e di base corrono un po' tutti ai ripari perché la paura è che adesso che l'allarme sta scoppiando anche in tanti altri paesi che notoriamente hanno pure più banda di noi, utilizzano pure più banda di noi perché culturalmente stanno più tempo su internet di noi, anche se noi non scherziamo, e quindi ecco, insomma, rischiamo il collasso. Poi se collassa anche internet è veramente, ci cioè, spariamo tutti perché è un disastro. No, Comunque. lo dicevamo proprio l'altro giorno, che se ci tolgono pure quello, No. parte la rivolta civile, È finita, la raga, è finita. rivoluzione. Allora, Borgorob si è appena abbonato al livello 1, si è abbonato per 7 mesi, benvenuto, grazie, e dice ciao ragazzi e grazie per l'enorme copertura di live che state facendo, grazie a voi. Bezos, aspetta, fammi vedere quanti siamo già 1.800 e passa ragazzi, vediamo un po' di arrivare subito subito ai 2.000 e puntiamo ai 2007-2008, così, così. E vai, vai, spara qualcos'altro, leggi Patrizio qualcos'altro. dice una cosa che io voglio invece fare l'avvocato del diavolo. Patrizio scrive: Disinnescare, vuoi la roba disinnescare bella si potrà vedere Patrizio? solo su esparti, in multipiatta si leveleranno le prestazioni dell'HDD più lento. Io credo che siamo in un momento in cui possiamo finalmente toglierci dalle, non toglierci dalle balle in senso assoluto, ma cominciare a
penalizzare un po' l'HDD in senso assoluto, ma anche in ambito multipiattaforma. A mio avviso è una tecnologia che ormai ha fatto il suo tempo, considerando che anche i prezzi degli SSD sono molto più accessibili rispetto al passato e molto più accessibili della terribile crisi Ma voglia. thailandese di qualche anno fa, Taiwan, sì, lo tsunami, quel bordello. quando Sì. costavano, Madonna, come diamanti. Però io spero che la prossima generazione, cioè dai prossimi 2 anni in poi, cominceranno anche in ambito PC a togliersi dalle balle il centralismo dell'HDD come standard, perché è semplicemente superato. Secondo me. Siamo quasi arrivati al punto dove c'è la plancia con i transistor costa meno insomma, Esatto. del meccanico. È solo perché oramai era talmente radicato che è difficile da battere come costi, ma ci stiamo arrivando. Non del tutto, perché finché ti prendi una roba da 1 tera, ok, è stra concorrenziale come prezzo. Però, ragazzi, cioè, io acquisto 5 tera meccanici fatti ancora con due hard disk messi in parallelo, ok? Manco il RAID, semplicemente in parallelo, e cioè li pago 150 euro, 5 tera, 5 tera. Sì, ma Anco prima di arrivare a 5 tera SSD ce ne vuole ancora di tempo. chiaro, ma Però, quelli lì però li tieni come magazzino, cioè stoccaggio, nel senso. stoccaggio, solo stoccaggio, certo. Esatto, ma infatti nel mio PC, per esempio, si chiamano hard disk magazzino 1, hard disk magazzino 2, cioè nel senso li uso per quello, A perché me ormai è archivio, io quello li il chiamo loro compito. archivio, sì, li chiamo archivio, esatto, è esattamente la stessa cosa. Quindi. Allora, Giampaolo Sorrentino scrive: "Ciao ragazzi. Innanzitutto, oggi mi premeva, infatti ho saltato una domanda, quindi invece niente, Giampaolo, A subito dopo, a dopo, Gianpi. serde, 95, ciao ragazzi, però inizia allo stesso modo, quindi va benissimo. Prima di tutto complimenti del vostro lavoro che svolgete sempre con passione, un approccio pedagogico verso il lettore di qualsiasi età, grazie mille, serde. Questo lo trovo fantastico in quanto rappresenta il giusto mix fra approfondimento del videogioco e intrattenimento, riuscendo a condividere il medium alla più ampia fetta di pubblico possibile in modo positivo, lasciando spazio alla curiosità e alla scoperta del singolo. Di nuovo, grazie. Ora la mia domandona: Sony ha venduto più di 100 milioni di copie con un approccio di console, con Di un approccio console, basato ok. su forza del brand e videogiochi annunciati e rilasciati molto tempo dopo. Pensate che questo atteggiamento sia replicabile? La concretezza del competitor potrebbe battere il brand Sony o nel mercato odierno la percezione è più forte della realtà? Grazie mille e scusate per la lunghezza. Guarda, regola di base, nel marketing la percezione è sempre più forte della realtà. Sì, Di concordo, base. Cioè, nel concordo. senso, tu presenti un sogno, ok? La visione di un qualcosa che ti deve attirare. Poi non è necessariamente vero che quella roba lì sia esattamente in quel modo, per dirti, fino agli anni, inizio degli anni 90, la gran parte della pubblicità che ci stava era pubblicità ingannevole. Cioè, nel senso, ti vendevano una roba che poi non era, se andando bene a vedere, in quel modo. Poi le cose sono un po' migliorate perché la gente ovviamente ha cominciato a presentarsi sotto pubblicità, sotto uffici dei pubblicitari coi forconi, però insomma è cambiato il modo in cui i consumatori potevano reagire e intervenire in questi casi. Però resta il fatto che la percezione è più forte della realtà. Per quanto mi riguarda, poi chiediamo anche a Todd che ne pensa, Sony deve cambiare qualche cosa nel suo modo di comunicare, perché il suo modo di strutturare la comunicazione, di gestire anche la forza del proprio brand e delle uscite, ha funzionato bene in questa generazione con una Microsoft come concorrente già in ginocchio Oh, tra esatto. virgolette, Sì. dalle prime settimane, dai primi mesi della generazione, perché di nuovo per una comunicazione al lancio inefficace E anche per, per. aspetta, e anche per una console che comunque, dai, cioè, non riusciva, ma anche solo esteticamente non riusciva a tenere botta Parte con il quello. lancio di Sì, senza dubbio. PS4. Ma poi alcune scelte tecnologiche io non le capirò mai e continuo a non capirle perché ci stanno anche in questa generazione, tipo mettere la RAM a velocità differenziale, una roba che sulla carta funziona anche, eh. Però nessuno usa nel mercato multipiattaforma perché rompe solo le palle. Quindi c'erano questa potenza in più, questo scarto di memoria che dice: però è un altro un gruppo di un cluster di memoria è velocissimo.
Eh sì, ho capito, ma poi non lo usa nessuno, utilizzano solo lo standard più basso e quindi te la prendi in saccoccia. E infatti il dramma dei 900p, la concorrenza che comunque batteva sulla maggiore potenza, poi si è ribaltato il rapporto parlando della forza bruta delle console, però Sony parlava direttamente ai core gamer con delle esclusive più forti e in generale già si era guadagnata il bacino più ampio di giocatori, quindi era fortissima. Però ora Microsoft ha dimostrato di avere le carte in regola per poter comunicare E ha meglio con l'industria. capito, ha Ha dimostra ha capito. dimostrato che ha capito quali erano di base gli errori, Assolutamente sì. che anche di comunicazione che faceva prima Ale. Ti ricordi, cioè, da 2 anni a questa parte la comunicazione di Microsoft, a parte qualche scivolone, ma che non è comparabile a quelli che faceva prima, cioè le conferenze Xbox alle 3 sono cambiate da così a così, eh. Cioè, Al proprio, 100%. cioè, un bombardamento anche proprio in termini di velocità e contenuti, ci sono i multipiatta, sono d'accordo, però comunque... Per tanti, quando li vedi associati, di nuovo il discorso della percezione, quando li vedi associati sul palco a Phil Spencer, al colore verde, al logo dell'Xbox, comunque una parte dell'utenza, cioè, non dico che la convinci, però la interessi, magari anche qualcuno che invece prima stava dall'altra parte. Ripeto, quindi io sono d'accordo perfettamente con quello che hai detto tu. Sono anche d'accordo sul fatto che secondo me un pochino Sony È dovrebbe quello che stavo alzare, per dire, sì. infatti sono d'accordo con te. Cioè, loro devono aumentare il ritmo, aumentare l'efficacia e soprattutto non adagiarsi sugli allori. Perché se è vero che quei 100 milioni è facile dire che in larga parte saranno trasferiti, e probabilmente non è una previsione sbagliata. Però facciamo l'esempio tra il titano FIFA e l'eterno secondo PES. No? È un esempio che poi tra l'altro non è assolutamente nelle mie corde perché io non ne so quasi un cazzo dei giochi di calcio. Però No, 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 infatti, uno cioè... è un colosso gigantesco che ha sempre avuto il pubblico dalla sua, anche quando ha dimostrato di fare delle cagate, ok? Il pubblico è stato sui numeri. Però quando gli errori hanno cominciato ad accumularsi e a diventare sempre più fastidiosi, ecco che dall'altra parte è partita una rinascita che si è fatta, cioè una ripartenza che si è fatta sempre più forte. Il rischio ci sta anche in questo caso, senza voler fare partitismi, però, raga, è indubbio che loro, che Microsoft sta comunicando meglio. Sony ha detto delle cose, a mio avviso, fighissime, però inadatte a un pubblico, cioè impossibili da elaborare per il grande pubblico, che ha percepito Una questo. masterclass, era una masterclass, Ha percepito giustamente. questo e comprensibilmente, che è poi il claim di Microsoft, la console più potente sul mercato, punto. E quindi bisogna che un pochettino realtà e percezione, come diceva Serde, vengano riallineate per, insomma, scandire meglio la comunicazione di Sony, perché in questo momento sta un po' Sì, cagata. poi comunque ci sarà sempre quella gran musata che prenderanno anche tantissimi detrattori quando effettivamente ci sarà il lancio, perché mettila come vuoi, ma è anche una questione di finanza e commercio, nel senso una base installata e un brand forte anche solo a livello di comunicazione interpersonale fra le persone proprio, cioè fra il Chiaro. singolo utente e i singoli gruppi di utenti, è una roba che è potentissima, che non è mai, cioè non è diciamo governabile su piccola scala con interventi mirati e soprattutto in breve tempo, è una roba che è una cultura anche del brand che ti costruisci nell'arco di decadi. In questo caso, perciò anche quella insomma è una roba importante. Io però, se sei d'accordo, c'è un'altra roba sempre sulla next gen che vorrei ritirare in mezzo. È una Vai. domanda che però purtroppo perdonatemi. Ah no, eccola, Pro Core Keita, che ce la fa giustamente, ha utilizzato anche l'evidenziatore viola, quindi mi sembra il minimo, risponde Giusto. liberaccio, so 2 volte che la fa, dice, secondo voi la scelta di rendere disponibili solo SSD proprietari su Xbox Series X è semplicemente un'operazione di marketing o un segno della grande ottimizzazione fatta su esso in modo da fondersi al meglio con la sua architettura Velocity? Allora, di base io sarei portato a dirti che...
Sì, è una questione di ottimizzazione. Non lo possiamo chiaramente affermare con certezza, perché bisogna un attimo vedere effettivamente come saranno strutturati i nuovi SSD, perché di base ancora, cioè come sono fatti dentro gli SSD, non è che l'abbiamo capito benissimo. Cioè, sappiamo che ci saranno, così a occhio e croce, bus più grandi, una banda dati che ovviamente verrà triplicata, se non sbaglio, quasi triplicata, quindi è ovvio che più o meno ce l'immaginiamo come sarà il PCB e la disposizione, il processo nanometri è ancora più basso, eccetera, eccetera, questa roba che non ci interessa. Però attenzione, cioè il fatto che dire che è solo marketing, io per esempio sarei portato anche a dirti no, almeno nelle prime fasi no, perché? Perché questi sono lavori che in termini di ricerca e sviluppo richiedono tanto tempo, cioè è una questione di tu devi certificare che quell'hardware ti dà quelle prestazioni, non è che puoi andare open source e tutti possono dire ok, allora anche io Seagate proverò a fare la mia versione, per esempio, di un SSD compatibile con la vostra, almeno non lo fai al lancio di una nuova console. Non è detto che magari con una mid-gen, attenzione, sto ipotizzando, non succederà, però di base, cioè i lavori su questi nuove, questa nuova tecnologia SSD saranno cominciati, vi immaginate quanti anni fa? È normale che tu, quando devi andare sulla ricerca e sviluppo, ti concentri su uno, trovi un partner hardware e ti concentri su quello. Quindi marketing, cioè quello che voglio dire io è che non credo ci sia tutta sta malizia o magari anche una cattiveria, una volontà di passare a un monopolio degli SSD con un unico produttore. Quello è un partner, si è preso la bega di lavorare e di creare quel nuovo standard SSD e con quelli hanno lavorato. Magari più avanti cambierà e sicuramente cambierà, è ovvio. Io però non sono del tutto d'accordo. Vai, Cioè, nel senso argomenta. che per me è un po' una minchiata. Cioè, nel senso, è chiaro che quello lì che puntano ad avere un supporto che sia perfettamente ottimizzato per i loro processi. Ma questo è chiaro, altrimenti non avrebbero fatto sta scelta che comunque li punisce lato marketing, per questa roba, senza motivo. Però il discorso è questo, io non riesco a capire quanto effettivamente possano variare le routine di sfruttamento di questo SSD rispetto a quello che è l'avvenire del formato, cioè la nuova generazione di memorie allo stato solido su PCI, che fondamentalmente non solo sono più veloci di quello standard lì, ma dando un'occhiata ai dati sembrano anche più efficienti, dati freddi, perché insomma Ahoy. sono. Quindi, e tra l'altro, quella generazione lì dovrebbe essere compatibile con PlayStation, perché teoricamente più alto il valore di efficienza è più alto rispetto a quello lì dell'uscita, della proposta al lancio di PlayStation 5. Quindi. E è strano, ragà, è strano che Sony faccia una roba abbracciando una più ampia compatibilità, visto che loro sono stati fino all'altro ieri quelli lì che c'erano i formati proprietari, più di tutti. Quindi mi lascia un po' basito, però la ritengo una proposta migliore concettualmente parlando, più vicina a quelli che potrebbero essere gli interessi del pubblico a fronte di una velocità, di una qualità della componente che sembra comunque così, ripeto, senza prove empiriche, quindi posso anche stare una cazzata gigantesca, sembra una qualità sembra migliore rispetto a quella della controparte, però ripeto, siamo ancora a bocce in movimento, No, ma quindi. io sono d'accordo anche su questo. Quello che intendevo dire io è che al lancio di una console è normale, quindi indifferentemente se poi sceglieranno di mantenere l'esclusiva hardware, in un certo, la partnership esclusiva hardware, tolto che prima o poi qualcuno gliela bucherà sicuramente, è ovvio, però se scelgono di farlo, cioè è come Apple, scegli di aumentare, cioè diminuisci la compatibilità su larga scala in termini di mercato per avere una stabilità e anche una velocità maggiore, perché se devi cominciare a testare, cioè andare in beta testing per tutti i brand che volendo, che non è detto che si siano attrezzati tutti in tempo, dipende proprio dall'assetto aziendale, cioè ci sono tanti hardware manufacturer che producono SSD che noi magari manco conosciamo perché a noi arrivano rebrandizzati in queste grandi maxi categorie che sono Western Digital, Seagate, che ne so, chiunque altro per dire, anche Intel, cioè le componenti interne le fa altra gente, noi non le conosciamo.
conosciamo, non sappiamo se loro si sono organizzati in tempo. Però Chiaro. detto ciò, il punto è che al lancio di una console, almeno per il lancio per una nuova generazione, che è una roba, ragazzi, grossissima, è un'operazione commerciale enorme, ma non solo in termini di comunicazione di chi lo acquisterà, cioè è una roba per cui un'azienda veramente deve mettere una divisione aziendale, anche in questo caso di Sony, deve mettere veramente tutto se stesso, cioè, perché sennò poi rischi anche di scazzare, cioè detto proprio papale papale. Quindi Beh, chiaro. è normale, secondo me ci sta che almeno al lancio non si poteva fare in un altro modo. Vedremo come sarà in futuro. O magari ti dicevo, la mid gen sbloccano e aprono la compatibilità anche a qualcos'altro, ci sta fra 2 o 3 anni, capito? Io Chiaro. questo volevo dire, però sennò sono d'accordo con te, è normale. Voglio rispondere rapidamente a un po' di persone che dicono che c'è uno sviluppatore che tra l'altro era, credo che fosse la divisione ingegneristica di Microsoft, che ha detto che in realtà da parte di Sony stavano raccontando una favola perché quello lì che riescono a fare con quell'hardware lì non è realmente più efficiente, più potente rispetto a quello che sa fare Microsoft, che può fare Microsoft con Series X. Dall'altra ci stava, vediamo un po' chi lo diceva, On My Dark Link, Matt Argett, che è invece un ingegnere di PlayStation, che dice che il Geometry Engine, gestisce shader primitivi con tecnica mesh, quindi che è migliore del VRS, del VRS, di Microsoft, che invece lavora in maniera un po' più tradizionale, quindi comunque ha un teorico livello di efficienza, inferiore. In realtà, ragazzi, il discorso, nessuna delle due, secondo me, in questo momento ha ragione, per un motivo molto semplice: nessuno può avere ragione, cioè mancano ancora tantissimi tasselli. Uno, e forse il principale all'inizio della generazione, sarà il modo in cui le terze parti sfrutteranno questi hardware. Perché la battaglia, secondo me, segue due rotte. Il modello che è più facile da gestire, quindi quello che permette un workflow, per citare il Todd prima, un flusso di lavoro più agevole. E la media ponderata rispetto alla potenza massima di entrambe, cioè le caratteristiche che determinano la potenza di entrambe. Quindi quella media lì sarà la chiave per capire quali delle due offerte funziona meglio nella pratica. Sì. Perché? Perché, raga, in tutta onestà, al terze parti medio che lavora per un grande publisher raramente interessa e vuole mettersi alla prova nello sfruttare ogni singola particolarità, peculiarità, caratteristica di un hardware quando ne deve gestire minimo tre, ok? Eh già, è quello il punto. Cioè, non è che li convinci così. Oh, ragazzi, noi vediamo gli strumenti migliori del mondo per fare sta roba, ok? E tu sei uno però, cioè tu sei una piattaforma, io devo interfacciarmi con altre due piattaforme, cioè la manodopera è sempre quella, comunque una certa si dovranno dividere, ripeto, soprattutto all'inizio è normale che molti anche studios ci andranno con i piedi di piombo, quindi le Certo, certo. rivoluzioni, ragazzi, al lancio scordiamocele, questo Ma è poi in quasi generale, sicuro. se vogliamo cominciare adesso, già da adesso, per me è anche pericoloso lanciare il claim la console più potente del mondo, oppure dire che la nostra architettura è più efficiente. Cioè, in entrambi i casi, secondo me, si sta, ma anche nelle community, si sta un po' eccedendo, perché abbiamo bisogno, a prescindere dalla console work, che è una roba che mi fa cagare, non mi interessa niente, abbiamo bisogno di avere delle prove concrete per capire quale delle due permette ai titoli delle terze parti di girare meglio, perché è scontato, anzi dovrebbe essere, che le first party saranno delle bombe cosmiche, delle bombe atomiche, perché se così non sarà, sarà un disastro per chi le mette sullo scaffale. Però il discorso è che le prime parti non sono la cartina tornasole della malleabilità, dell'adattabilità di una macchina da gioco. Perché? Perché è chiaro che se tu ti fai le cose a casa tua, te le fai bene, no? È normale. Quindi vedremo, vedremo, i prossimi mesi saranno super interessanti da questo punto di vista.
Concordo. Senti, allora io andrei avanti e leggerei due domande velocemente, una di Giampaolo Sorrentino e l'altra di Tirus 300. Giampaolo dice: "Ciao ragazzi, sto parlando del thread, ovviamente. Sì. Innanzitutto oggi mi premeva ringraziarvi perché sono 6 anni oramai che mi tenete compagnia con qualità, simpatia e grandissima preparazione, formandomi anche in qualche modo nel lasso di tempo più importante, dal liceo all'università. Grazie mille a te, Giampaolo. Detto questo, siamo giunti a fine gen, ma io sono curioso di conoscere un lato di voi. Antecedente alla venuta di PS4 e Xbox One, questa carina, eh? Detto questo, quali sono i vostri personali tre giochi preferiti della generazione PS3, Xbox 360 e Wii U? Tanti abbracci maschi e buon lavoro." Ah, è vero, perché giustamente io manco c'ero a quell'epoca, quindi dunque, beh, Xbox, io vado sicuramente con Fable, per me è stata una roba enorme. Stavo più su Xbox all'epoca di PlayStation 3, eh? Cioè c'eravamo divisi, mio fratello PlayStation 3, io Xbox 360, quindi ti direi due titoli probabilmente, sì, due titoli Xbox, che sono, boh, probabilmente ci metterei Alan Wake, anche se faccio proprio la conta Ma del no, tempo. facciamo un gioco per ciascuna, tre giochi, un gioco per ciascuna, se no poi diventa un disastro. Beh, io ti dico Fable, così, tiè. Su Xbox 60, Mass Effect 2. Vai. Ah, no, sulla prima, primo Mass Effect, giustamente, cavoli, cavoli. Sì, l'impatto, Ma la anche in quel rivoluzione, caso Mass Effect 2 per me. no, per me il 2, sapete che io non l'ho mai apprezzato, quindi, cioè, non l'ho mai apprezzato come tanti altri vedo che invece lo apprezzano, Il migliore. piuttosto per me è il primo, invece. E poi, boh, non lo so, dobbiamo PlayStation dire. 3 è facile perché c'è The The Last of Last Us of Us, per forza, c'è cioè The Last of e Us. Wii U. Beh, dipende. Wii U Allora, io non ce l'ho avuta, sempre quella ce l'ha avuta sempre mio fratello, quindi tutto di riflesso. forse Pikmin 3. Pikmin. Oh, Wii U ci puoi mettere anche Zelda, però, se vuoi, eh. Sì, Però però. non vale, dici, però sono buoni tutti. Lo sai che ti direi? Ti direi boh, ti tirerei in ballo forse qualche remaster HD e secondo me finisce fuori lista. Quindi tipo Wind Waker Wind Waker HD, eh sì, perché poi il primo era Wii, quindi quindi niente. diciamo che tra quello e Super Mario 3D World. Vabbè, Wii U, scusa, i Super Mario invece che c'erano? Di suo, se I non mi sbaglio. Galaxy, scusa, Beh. tanta Eh roba sì, comunque, dai, Galaxy, sì, Galaxy 2. Galaxy era anche su Wii U? Perché io me lo ricordo su Wii, Galaxy 1 e 2. Poi Tutti e magari mi due sbaglio. erano? Boh, vabbè, magari mi sbaglio io. È più facile che mi sbaglio io che in quell'epoca proprio niente, niente, quasi Beh, niente però io Nintendo, sì. ho proprio un super amore per Mass Effect, per Pikmin 3. Ok. Dunque, Bayonetta 2 dice Carollo, ma a me Bayonetta non mi ha mai toccato proprio. Galaxy solo su Wii, dice Gab. E quindi sì, erano tutti e due su Wii. D'accordo. Allora, a parte questo, grazie per la domanda. Tirus 300 dice: "Buon pomeriggio. Quanto credete credibili i rumor sul remake della trilogia di Prince of Persia da parte di Ubi? Perché Nintendo ha mandato in onda un direct senza annunciarlo. Cioè, i responsabili marketing sono ubriachi o stanno provando forme di comunicazione che noi non riusciamo a capire e interpretare? Grazie, abbracci maschi a distanza." Sono ubriachi. Sono ubriachi. Se è così, no, ma il fatto che Ma ci sono sempre siano. ubriachi, cioè sono ubriachi nel senso, hanno una comunicazione loro un po' estrosa, particolare, e quindi ti prendono un po' sempre all'improvviso. Però Sono stravaganti, cioè, per i sì. loro scopi funziona, non è che non funziona, perché comunque tantissimi, tutti quelli lì che orbitano attorno al mercato videoludico, tutti quelli che abbiamo nel mercato videoludico di Nintendo, ma in generale un po' tutti hanno visto quel direct fatto in quel modo, quindi alla fine ha funzionato, però sì, è strano. E poi aspetta, c'è Giangi che ci chiede sempre roba connessa qui al direct, visto che l'abbiamo tirato in ballo, e dalla chat invece. "Ciao Todd e Ale, vorrei chiedervi, essendo stato trasmesso un direct mini per un direct classico, per un direct classico dovranno passare mesi adesso? Non avrei notizie dei giochi per un bel po'. Poi che ne pensate? Annunceranno un nuovo Mario Kart, visto che quello che abbiamo adesso è stato riciclato?" Ecco, a tal proposito, Mario Kart 8 a sto punto, con la Wii U.
Scusa, prima del, Ma io insomma, sono del d'accordo con deluxe. No, te. no, no, Mario Kart. Cioè, Ah, se tu penso, dici metti su. Lo so, sì. però ci Se ho giocato penso tipo su al Switch. tempo, no, io invece se penso al tempo che ci ho giocato su Wii U, probabilmente è uno dei più. Quindi cambio la mia risposta precedente e metto Mario Kart. Dunque, tu che dici? Per il classico adesso quanto dovremmo aspettare? Sinceramente non ho pronostici io. Ma è anche difficile avere pronostici, ripeto, perché c'è sempre questa strategia misteriosa, Nintendo. Io ti dico, me ne aspetto comunque, ma è ovvio aspettarselo, uno grosso per l'inizio dell'estate, ma da qui dove ci saranno i titoli più importanti, perché questa è la tradizione, ovvero il periodo delle tre, per intenderci, questo è ovvio. Ma prima potrebbe arrivare qualche altra roba, magari anche per introdurre un po' quegli annunci lì, e magari per dare anche degli approfondimenti o altri approfondimenti sul supporto post lancio di Pokémon, quindi di Animal Crossing. Tante cose potrebbero succedere. Ripeto, è difficile anticipare queste mosse proprio perché si è dimostrata sommamente imprevedibile, Nintendo. Quindi. Poi fra l'altro ci sarebbe da dire, io come parlavo prima con te, prima di andare live a proposito del Direct Mini, sono rimasto un po' così, non proprio contentissimo del nuovo design di Bravely Default 2, cioè staremo a vedere, un po' l'avevo incagliata che sarebbe andata a finire in quel modo, personalmente, eh sì, Incagliata. l'avevo un po' incagliata, come si dice dalle parti nostre. Però ecco, insomma, adesso che ho visto il trailer, poi quei trailer che a me non piacciono così esplicativi, proprio senza ritmo, senza il ritmo occidentale a cui siamo abituati noi, diciamo così, che è più corretto forse, c'ho un po' paura. Invece ci speravo tanto, però restiamo a vedere perché le città ancora, nonostante il 3D, cioè, mi piace l'idea, però anche il character design non mi fa impazzire, quindi boh, staremo a vedere. Sono rimasto un po' male, ti dico la verità, però dai. Andiamo avanti. Tra l'altro vorrei provare la demo. Allora, parlando di Continuous 300, sempre, che ha chiesto anche se, se il remake della trilogia di Prince of Persia, esiste, potrebbe esistere. Io ti dico, non parlo della trilogia, però un nuovo Prince of Persia potrebbe esistere, potrebbe essere nei piani di Ubisoft già da un po', e potrebbe essere diventato. Non sto dicendo cose che so, sto diciamo elaborando, secondo Speculando. me, esatto, sì, degli indizi sparsi un po' qua e là e anche un po' quelle che sono delle mie idee. Secondo me potrebbe essere lavorazione già da un po' e prossimo anche a reveal, addirittura. Però c'è anche da dire una cosa. Che è scontato che il rinvio di quelli che sono i principali titoli, quelli che avrebbero dovuto essere i principali titoli di questo periodo di Ubisoft, il rinvio totale ha un po' rimestato, messo in confusione, i piani previsti da Ubisoft. Quindi le cose potrebbero anche essere Esatto, cambiate. cioè tanta anche sul Direct, secondo me è un po' difficile sparare pronostici proprio per quello, perché comunque già Nintendo è imperscrutabile, con sto casino poi addio proprio, quindi ecco anche per questo. Vediamo un po', c'è qualcos'altro che possiamo ripescare sempre dalle domande, c'è Bon Stellar che fa una domanda suddivisa in 3 punti. Salve cari lettori, oggi vorrei proporvi 3 argomenti di discussione, quindi proprio 3 argomenti di discussione. Numero 1, ritornando allo scorso Q&A in merito ad Halo 5, quindi questa già è tua, volevo aggiungere che in realtà anche molti fan storici come me non hanno pienamente apprezzato la trama, più che altro per il modo in cui è stata raccontata. Infatti si è visto un generale appiattimento di dialoghi dei personaggi, soprattutto con riferimento alla squadra Osiris, e ad una esaltazione quasi esagerata dello Spartan Locke, che unitamente al netto divario tra missioni con lui e le missioni con Master Chief, a differenza dell'equilibrio di Halo 2, ha dato a molti la percezione che 343 volesse gettare le basi per cambiare il protagonista della saga. In peggio, aggiungerei, in molti pensano che solo Jerome potrebbe ereditare tale ruolo. Questa è tosta. Ma guarda, Secondo me è già un'ottima analisi, fra l'altro, però. io ti do ragione, cioè nel senso, io non sono un super fan,
di Halo, però mi piace, cioè ho sempre giocato ad Halo. Ti dico che la presenza e l'importanza percepita di Master Chief nell'ultima campagna, cioè nella campagna di Halo 5, è uno dei problemi del gioco, anche in relazione alla percezione del pubblico, degli appassionati. E sì, anch'io ho percepito un certo cielograssismo, cioè, nei confronti di Locke. Con tutto Cielograssismo, è che, stupendo comunque. cioè, con tutto che un gioco come Halo Reach, dove sono tutti super cazzuti Spartan, compreso uno della vecchia generazione che è particolarmente incredibile dal punto di vista della possanza, cioè, in quel gioco lì c'è meno esaltazione degli Spartan in generale come personaggi rispetto a Halo 5, dove pare che ce l'ha solo lui. Quindi sì, io non ho apprezzato tanto da questo punto di vista il quinto capitolo, e credo che in 343 sappiano benissimo quali sono state le sensazioni del pubblico, e in questo nuovo Halo, presumibilmente Master Chief centrico, secondo me le cose cambieranno abbastanza. Si ritornerà, questa è la mia speranza e anche un po' la mia convinzione, ai vecchi fasti, e ci sarebbe luce, sarebbe anche loro, anche perché hanno un motore nuovo di pacca, uno dei più grossi investimenti tecnologici di Microsoft e di 343. Ci sta il Master Chief davanti in prima linea, ci sta l'esordio di una generazione, ci stanno tutti i fattori che ci fanno dire: regà, non fate cazzate, non le dovete fare, no, va bene? No, guai. E la seconda domanda è invece, spesso ho sentito parlare nelle vostre live di bulimia da Game Pass e volevo invece condividere la mia esperienza personale di come il Game Pass abbia guarito la mia sindrome da completista. Questa roba è molto bella, anche qui è un'ottima riflessione, complimenti Bonsteller. Mentre prima avevo il continuo tarlo di completare ogni gioco che iniziavo e sbloccarne tutti gli obiettivi, anche se non mi entusiasmava, grazie al Game Pass ho invece scoperto il piacere di abbandonare i giochi che non mi convincono appieno. E giustamente perché dici, comunque quando sottoscrivo ce l'ho sempre lì. Sì, forse è più che una roba tangibile, cioè un miglioramento che dici tangibile che diciamo che ti cambia anche la tua percezione. È una roba che ti permette, ti dà una tranquillità e un mindset, almeno da come la racconta lui, che poi ti permette anche di proprio così abbandonare anche quel trend che magari uno prende, che forse di base ce lo possiamo avere anche tutti, ma pochissimi riescono veramente a portarlo a termine, cioè i completismi, eccetera, eccetera. Cioè, perché di base ce l'ho anche io, però poi alla fine non lo faccio mai, non lo faccio più per lavoro, eccetera, eccetera. E alla fine ho perso. Cioè, quando, per esempio, una volta ero abituato, poi quando forse non sono riuscito a completarne uno, ho smesso completamente. Cioè, si è rotta l'equazione e non sono più riuscito a completarne nessuno, sostanzialmente. Terza domanda, Però invece. aspetta, occhio, occhio non essere passato dall'alcol alle sigarette, cioè nel senso, sì, è vero che, non è che voglio far pessimista, magari veramente questa roba ti ha risolto il problema del completismo, che per me effettivamente è quasi una roba compulsiva, però magari ti parte la bulimia, nel senso che installi 50, giochi un'ora uno, un'ora un'altra, un'altra, e poi sale l'ansia, quindi se riesci a vivertela bene, darti la possibilità di abbandonare i giochi perché magari non ti piacciono del tutto, perché c'è una roba che ti attira di più e ci può stare benissimo, per me c'hai la chiave della maturità videoludica. Da come lo racconta lui, mi sembra che invece, cioè, di abbandonare i giochi che non mi convincono Sì. appieno, mi sembra comunque abbastanza cosciente anche della situazione. Perciò, secondo me, è positivo come lo racconta. Ha un finale positivo. 3. Dal punto di vista di consumatore, la cancellazione delle tre mi dispiace soprattutto perché toglie quella poca certezza che c'era sul sapere quando avremmo avuto delle notizie in ambito videoludico. Mentre con la situazione attuale sembra che avremo spesso una comunicazione fatta dall'oggi al domani.
Ultimamente, insomma, gli ultimi annunci sembra che sono stati fatti un po' così, in effetti. Vista l'incertezza, volevo chiedervi se secondo voi gli appuntamenti comunicati saranno comunque più o meno concentrati nelle settimane centrali di giugno o se possiamo aspettarci una comunicazione più diluita nel corso di tutta l'estate. Anche questo ottimo ragionamento, Bonstellar. Allora, io di base sono portato a credere che la stramaggioranza di, insomma, di resterà ancorata a quel periodo lì. Però se ci penso, insomma, non è da escludere che qualcosina potrebbe cambiare. Tu come la pensi invece, Ale? Allora, per me, cioè se io fossi nei panni di chi si occupa della comunicazione per questi grandi brand, beh, si parla di publishing, di attori hardware, così, farei un po' il paraculo. Nel senso, tenterei di mettermi sia prima che dopo, quindi magari perché chi parte per primo c'ha l'attenzione, cioè dalla botta forte al mercato e poi magari puoi anche strutturare una campagna di accompagnamento che riempie anche altri slot dell'estate, quindi diciamo costruirti bene costruire bene e nutrire l'interesse del pubblico. Quindi ci potrebbero anche stare dal punto di vista strategico dice, delle più appuntamenti collocati in altri momenti, però ho un'impressione. L'impressione è che con l'ESA a fare da intermediario si siano un po' organizzati per fare un E3 in contumacia. Cioè, nel senso, facciamo tutti gli annunci in quei 9-10 giorni, facciamo le nostre cose, facciamo delle conferenze virtuali E poi panel, tu dici e poi, questo? sì, e poi, insomma, poi da lì partiamo, cioè, poi da lì facciamo le cose che facciamo normalmente. Cioè, c'è stato un po' un accordo tra i. Questa, secondo me, io la vedo un po' così, cioè che ci sono stati anche dietro le quinte delle strette di mano per cercare di fare un E3 digitale, Sì, dalla sì. distanza. Sì, fra l'altro ci starebbe perché comunque ci guadagnano tutti da un'organizzazione un po' slegata anche dai tempi della fiera. Nel senso, se hai modo di, visto che comunque la situazione è difficile per tutti, è comunque una grande rimessa per tutti i publisher, per tutte le grandi figure dell'industria. Insomma, ci potrebbe anche stare che hanno deciso di, ok, magari rimaniamo con quello per avere il massimo della concentrazione, che anche questa è opinabile, poi effettivamente se va così, considerato anche tutti i nuovi fattori, cioè la gente sta a casa, eccetera, eccetera. Però, insomma, ecco, potrebbe starci che magari dice, vabbè, poi andiamo di approfondimenti, panel, eccetera, eccetera, e roba secondaria un pochino più diluita, magari accordandosi. Oddio, ci potrebbe anche stare, Oltretutto non che i sarebbe sbagliato. panel non funzionano a distanza, Sono cioè d'accordo, sono d'accordo. Il panel è una roba da fiera. Cioè, funzionano quando gioco panel, gioco esatto, panel. Sì, funzionano sono quando non d'accordo. sono una roba sostitutiva, quando stanno lì, fanno parte dell'esperienza di un contesto come può essere la GDC, l'E3, cioè possono essere, BlizzCon anche. però rimangono delle robe secondarie. Se Sì. il panel diventa il contenuto per il grande pubblico, la gente un pochettino si rompe le palle, quindi bisogna un pochettino, lo sai, ma anche reinventare la comunicazione Per digitale, cioè ma anche questa è per una bella quello ti dico occasione. io, anche per quello ti dico io, che c'è, che diciamo panel, però non è la roba corretta, perché poi il panel è il panel in quanto c'è un momento poi col pubblico, eccetera, eccetera. Quindi secondo me è un direct, semmai, è un altro tipo Sì. di comunicazione, cioè quel tipo di comunicazione, che è una roba che in tanti già si auspicano da un po', Quindi secondo me ci può stare, ci può stare. Dunque, allora, vediamo un po' se c'è, tanto arriva un sacco di altra gente, siamo 2003, grazie di cuore Ragazzi, ragazzi, dai. grazie di cuore, possiamo fare ancora di meglio, ve lo dico. Dunque, Dobbiamo fare ancora di meglio. c'è Shaska10 che ti dice, Ale, ma quanto è chic, fighissima la skin unicorno su Doom Eternal, peccato Troppo. che non hanno inserito l'editor per creare i livelli, secondo te verrà aggiunta poi come modalità con un futuro Ma update lo sai l'editor? perché non può essere aggiunta? Per un motivo molto semplice. È l'EdTech 7. Il modo in cui funziona l'EdTech 7, il modo in cui funziona in relazione al level design, il modo in cui conserva gli asset e li gestisce in base a quello lì che hai bisogno di vedere in un punto, impone un'attenzione al level design estrema. Cioè, tu devi fare in modo che tutto quello lì che sta sullo schermo in un certo momento
sia coerente col modo in cui il gioco risparmia, il motore risparmia risorse in base a quello lì che c'è in un determinato momento sullo schermo. Se te lo Esatto. faccio fa a te, Se lo fai a te, cioè chi mi assicura che tu mantieni la stessa condotta che ho, nessuno. precisa e morigerata che ho tenuto io? Quindi, e tra l'altro in Doom Eternal non te ne rendi conto che ci sta sta condotta, perché è così furbo il sistema e il modo in cui l'hanno messo in pratica i dev, gli sviluppatori, anche quelli lì che l'hanno lavorato sul level design, che non ti rendi conto che il mondo è più limitato in alcuni momenti rispetto al precedente, ma in realtà nel complesso ogni livello è più grande e più strutturato. Quindi, cioè, sono stati bravissimi. Possono farlo mettendo magari delle arene molto più piccole e delle regole un po' stringenti, però non so se ne vale la pena. Quindi, per me in questo momento la rotta va bene. E poi, che cuffie sono? Sono le Plantronics G? No, non so se si chiamano. Aspetta, che c'è scritto. Le rig. Sono le Plantronics Rig 500, no G. Rig 500, che sono le cuffie che ho da anni e sono perfette. Costano anche abbastanza, cioè, costano anche 80 euro, quanto tanto. costano? Sì, Ottanta, per il kit completo, cioè quasi settanta, completo. 79 mi pare, sì. Allora. Salutiamo It's Frex che si è unito a noi. Vediamo se ci siamo persi qualcun altro che si è unito. Sì, Giulio, Lollo, Sei Wasabi e anche Tilde Ish. Ciao ragazzi. Ok, io sto guardando, non ho visto, sto guardando anche gli abbonati, non mi pare di aver visto nessuno per ora. Comunque, allora, Procore Kita dice, ieri ho letto un post di Clobril, a mio parere l'insider più affidabile del mondo Xbox, dove ha scritto i progetti attualmente in lavorazione negli Xbox Game Studios, e c'erano State of Decay 3, un AAA, che non so se essere, cioè, State of Decay 3 AAA, e non so se essere felice o meno. Magari renderlo un progetto AAA potrebbe rovinare lo stile AA che tanto amo. E che ne pensate? 2. Dal post si nota anche un'evidente voglia di portare grandi esclusive su Xbox, ma salta anche all'occhio che molti team sono alla loro prima esperienza con progetti AAA. Interesting, molto interessante. Molto interessante. Allora, hai paura per un eventuale State of Decay 3, però trasposto in un'ottica AAA? Cioè, hai paura che si paradossalmente si imbastardisca un po', e perda quella, diciamo, quella magia, che per chi ama State of Decay sa benissimo di cosa parlo, e appunto di State of Decay? Domanda. Tu hai un po' paura? Allora, io per Io come si sta no, sì, comportando. Ah, scusami, scusa, te l'ho chiesto e poi ti ho interrotto, c'hai ragione, no, scusa. ci ho creduto. Che No, ne pensi, Ale? per Vai, vai. me in realtà può essere una bella svolta, perché il problema principale di State of Decay 2, secondo me, era soprattutto in ambito tecnico, perché cioè, ha delle ottime idee, un flusso di gameplay e dei cicli di gameplay, secondo me, ben pensati, era Fighissimo. fottutamente divertente e era anche originale in alcune intuizioni chiave, però la presentazione, proprio in termini di impatto visivo era abbastanza, insomma, discutibile, Ma cioè i bug, ti ricordi i limiti, i bug, pieno di bug. Quindi, l'ottimizzazione era tremenda. se questi investimenti qui vanno a sostenere il comparto tecnico e quindi vanno a offrire anche in termini di competenze al team di sviluppo la possibilità di fare un progetto dall'aspetto AAA, ma con quell'anima che è sempre quella di State of Decay, io sto assolutamente. Ma Cioè, sono vai. assolutamente d'accordo con la scelta di parte, non è una scelta ufficiale, ma quello lì che ci dice Clobril. Altrimenti, se si va a, diciamo, appiattire in generale il game design per un po' adeguarsi a quelle che potrebbero essere le aspettative del grande pubblico, ecco, lì un pochettino poi mi incazzo. Allora, io però ti dico una cosa, cioè, sono d'accordo con te, però sono positivo perché? Perché l'ultimo esempio, oddio, cioè, ci abbiamo avuto anche qualcosa che invece potrebbe un po' sviare da altre parti l'opinione, tipo quello che è successo con Obsidian, ma vabbè, quello è un incidente di percorso necessario, diciamo. Vedrete che la prossima roba io mi aspetto che sarà fenomenale. No, a parte Obsidian, dico che
quello che è successo con Xile Entertainment, e cioè con Wasteland 3, che io ho potuto provare, insomma, le prime 5 ore della campagna, 4 ore della campagna. Cioè, da quello che ho visto, Microsoft si è comportata strabene, perché non ha praticamente toccato nulla, nulla di quello che era la proposta originale di Wasteland, sia come Tony, cioè il gioco è ancora una volta volgare, cattivo, crudo, spietato anche in termini di difficoltà, cioè proprio razionale, iperrazionale. Ma anche secondo me dal punto di vista della semplificazione che spesso un po' i AAA e la gestione AAA ti impone. Quindi c'è effettivamente all'atto pratico una semplificazione, però è voluta dallo stesso Brian Fargo, cioè dallo stesso team di sviluppo originale. Quindi di base E è semplicemente più ti accessibile, posso però, mettere e inciso, non cambia la qualità Tommaso? del gioco, eh? E non cambia la qualità del gioco, lo garantisco io. Se non l'avete letto, c'è l'anteprima sulle pagine di Avery Cioè, e tra l'altro leggetela perché è bellissima, anche il gioco sembrava fenomenale. Voglio dire una cosa, che di questa roba qui, che secondo me era impensabile nella fino alla generazione scorsa, noi dobbiamo ringraziare il cambiamento che c'è stato nella divisione di Xbox grazie a Phil Spencer. Perché Phil Spencer ha cambiato la filosofia della divisione gaming di Microsoft, costruendo un ambiente più vicino agli sviluppatori. Perché prima la logica di Microsoft Game Studios era esclusivamente corporative. Cioè, questo gioco è fatto per vendere, se non vende, via studio e via gioco. Questo è. Adesso, cioè, per dire, un progetto come Sea of Thieves, uno studio come Rare, che lavora per così tanto tempo a Sea of Thieves, senza Phil Spencer non avrebbe mai potuto esistere. E quindi capite perché sono ottimista per le produzioni first party della nuova generazione di Xbox. Sono ottimista perché ci sarà un controllo qualità, perché ci deve stare, e anche un controllo di compatibilità col ruolo, cioè col posizionamento del mercato AAA, perché è ovvio. Ma ci sarà una filosofia di sviluppo, una filosofia di costruzione dell'esperienza che secondo me è più vicina al modello di Sony. Ed ecco perché sono curioso, contento di vedere quello lì che tireranno fuori. E per rispondere rapidamente a Passero, che dice: Ma Initiative, che tanto aspettiamo, sarebbe in grado di fare un gioco AAA? Secondo me sì, però. Sì, cioè, secondo io credo, cioè, allora, il discorso è tu di perché parli anche di esperienza, vero Ale? Cioè, il Passerotto Chiaro, dice, vabbè, ma hai ma anche per il l'esperienza? numero di persone che sono, perché sono 32, sono comunque una trentina. Sì, basta che tengano in scacco, in senso positivo, le ambizioni, perché è inutile diluire il talento in una roba troppo grossa da gestire al meglio. Fare un gioco che invece è più limitato in termini di game design, parlo per esempio un open world, richiede tanta gente, non perché è difficile da mettere insieme in senso assoluto, ma perché la quantità di asset, la quantità di cose che sei costretto a mettere in quel gioco, motivi per girare in questo open world, motivi per rimanerci, cioè missioni secondarie, attività, eccetera, richiede tanto lavoro, e 32 persone sono effettivamente poche, o comunque sono poche per farlo al meglio. Quindi se Concordo. riescono a fare il loro gioco secondo una vision più razionale, in base a quelle lì che sono le dimensioni del team, per me hanno tanto potenziale Voglia. da Ma offrire al mercato. tolto che facciamo anche una precisazione. Allora, molti team sono team, vedi CD Projekt Red, sono team da 300 persone, oramai 300, 350, più vari distaccamenti fra Varsavia, Cracovia, Los Angeles, eccetera, eccetera, perché hanno un certo tipo di impostazione aziendale. Alcuni team, cioè, dopo aver fatto la parte di preproduzione, il nucleo di preproduzione di un titolo, cioè, vengono chiaramente, diciamo, supportati, in questo caso essendo first party, da Microsoft, con, diciamo, l'ampliamento proprio ad hoc dello studio. A parte l'outsourcing, cioè vengono proprio reindirizzate, diciamo, le risorse anche al momento. Quindi ci sta che nella parte creativa, quella più delicata, quella dove effettivamente metti sul tavolino tutte le tue carte e decidi e scrivi come sarà il tuo prossimo videogioco, quella è una roba. Però
Però ci sta anche che poi dopo entri, quando entri fisicamente in produzione, che l'idea ce l'hai, è ben definita, l'hai presentata a Microsoft e Microsoft ha detto sì, te do altre 300 persone, un po' in Canada, un po' in America, eccetera, eccetera, teniamo un po' anche a Montugno, ma a parte quello, cioè, secondo me ci sta e potrebbe essere una strategia, secondo me, che Microsoft adotterà, perché è la classica cosa che dimostra, secondo me, anche in termini di comunicazione, la volontà che hai di ripartire anche sul fronte delle anteprime. Io mi aspetto una roba del genere, soprattutto da Phil Spencer, come hai detto te. Ma raga, poi ben venga l'outsourcing perché cioè, c'è gente che comunque, a parte che c'è gente che lavora così e lavorare è sempre meglio che non lavorare, grazie a cazzo. È una grande massima, La Alessandro grande Bruni, verità eh? è È una grande cioè, verità, Alessandro, grazie, però, grazie. raga, c'è outsourcing e outsourcing, cioè nel senso, una cosa è che tu, non voglio adesso, cioè prendetela nel modo giusto, una cosa è che tu l'outsourcing a un team che sta nella sta nel Bangladesh e il loro principale progetto prima di questo era fare i siti internet per i sexy shop, cioè ho fatto un esempio estremo, e una cosa lo fai fare comunque un team che si occupa di queste cose, cioè comunque un curriculum anche abbastanza importante, si sono occupati del comparto del multiplayer di un gioco, hanno Oh, ma fatto lo fanno anche un sacco di team indie, non so se lo sapete. Questa roba va tanto dell'outsourcing, lo fanno in Canada perché conviene in termini di leggi. Ti faccio un esempio, si fa sempre l'esempio di Asobo, vabbè, insomma, quelli di A Plague Tale, che hanno fatto da outsourcing resource per Microsoft tipo 13 volte, dai tutti i giochi Disney-based E infatti sostanzialmente. mostrano a Farfalle Simulator. Ma ti dico una cosa, non so se te lo ricordi quando siamo andati a vedere The Messenger, Sì. ok? Ma The Sabotage, cioè Sabotage Games, eccetera, eccetera, vabbè, quelli che hanno fatto The Messenger comunque, che sono sempre canadesi, e adesso hanno annunciato Sea of Stars, che è una roba fighissima, stile Chrono Trigger sui Coden, tutto un pixel art meraviglioso, però super moderno sembra, sempre JRPG style, ma a parte quello, ci avevano già confidato all'epoca, poco prima appunto del lancio di Messenger, ma mi sa anche già dopo, che loro erano al lavoro come outsourcing per un altro grosso titolo AAA, che ancora fra l'altro non è stato annunciato. Quindi, cioè, per dire, ci stanno anche tanti, tanti, tanti indie che fanno sta roba, ok? Quindi, e sta roba secondo me è importante, perché poi si stringono rapporti, e se Microsoft sembra effettivamente diventata così propositiva e così open da questo punto di vista, ci sta, io son contento. Comunque, vabbè, andiamo. Vogliamo tornare al thread? Siamo Yes, arrivati sir. a Zone. Sì, salve a tutta la redazione, grazie per il vostro lavoro che anche in questi momenti di crisi procede e si intensifica senza sosta. Grazie a te, Zone, ci stiamo un po' spaccando il mazzo, ma ne Sì. vale assolutamente la pena. Vista l'intenzione di Square Enix di adattare ogni singolo capitolo di Final Fantasy VII Remake come un gioco a sé stante, secondo voi ci troveremo davanti in termini di gameplay diverse variazioni dello stesso tema, similmente a quanto è avvenuto con i DLC di Final Fantasy XV? O sarebbe lecito aspettarsi un'esperienza più lineare e omogenea nel tempo, come se ci trovassimo davanti a un singolo prodotto? Guarda, per me la seconda. Nel senso, sì, è vero Aspetta, è che. una speranza o ci credi? Aspetta, è una speranza o ci Di credi? cosa? No, che andrà come nella seconda ipotesi. O ci credi veramente, dico. No, beh, nel senso che non ci saranno Cambi di variazioni. registro, cambi di Cambi di registro. registro, beh, mi sembra plausibile, cioè quantomeno in termini di gameplay, in termini di progressione. Tra l'altro lì ci saranno i principali nodi del rapporto tra un capitolo e l'altro, cioè per dire come verrà gestita la progressione, perché tutti sono acquistabili ovviamente come giochi singoli, quindi io teoricamente potrei giocare al secondo capitolo se è un gioco a sé stante, ma non al primo, e a quel punto come gestisci il livello iniziale dei personaggi, se scegli, se c'è uno standard di base, se poi invece di scegliere quello standard, caricare il salvataggio, insomma, sono tante Cioè, cose che ci danno. no, sono d'accordo, tu ti immagini, anche perché pensiamo una cosa, va bene l'esplorazione di Midgar, quello che te pare, però ragazzi, cioè, col secondo capitolo, che oramai credo che è chiaro a tutti che non sarà l'ultimo, perché se no ce l'avrebbero detto arrivati a questo punto, o forse ce lo dicono poco dopo il lancio del set, appunto del primo Spera. capitolo, si spera, speriamo, e cioè, il secondo capitolo in ogni caso avrà
cioè il mondo aperto, con, indifferentemente da Overworld o meno, o se prenderanno una scelta stile, e dico stile Final Fantasy XV, ma non mi aspetto una roba del genere, ovviamente. Cioè, ti immagini anche lì, cioè, sarà tosto da ficcarci dentro. Oppure potrebbero dire che il secondo disco, cioè il secondo capitolo, sarà solamente il Gold Però Saucer, solo minigiochi del Gold Saucer. Sarebbe attenzione, stupendo. Vabbè. attenzione, perché secondo me ci sta una grossa differenza anche in relazione a questa possibilità qui. La grossa differenza è quella che c'è tra il Luminous Engine, che mi hanno corretto la volta scorsa, quindi adesso ci sto attento, e la Real Engine 4. Nel senso, con la Real puoi fare meglio delle robe che abbiamo visto con il Luminous e magari non ci hanno lasciato delle eccellenti prestazioni, ok? A Quindi voglia. anche dal punto di vista tecnologico puoi giocartela un po' di più. Poi bisogna vedere che cosa decideranno di fare. C'è una grossa differenza, raga, c'è una grossa differenza in termini tecnologici e il Luminous sta ancora in un po' in un limbo. Fanno delle tech demo dove mostrano delle tecnologie nuove, dei moduli nuovi che supporterà il motore, ma non c'è ancora orizzonte, mettiamolo così. Si fatica un po' a capire se effettivamente sarà quello lì che volevano che fosse, ovvero un motore che puoi utilizzare per più progetti. E comunque io credo che generalmente manterranno la stessa linea con delle aggiunte, si spera, come quella che diciamo ventilava Todd, che secondo me è possibile, un po' delle zone più aperte, e tra l'altro per rispondere c'è un'altra domanda sempre nello stesso, forse più avanti, vabbè, qualcuno chiede l'endgame e poi ne parleremo dopo semmai, Sì. però insomma secondo me ci sta tanto potenziale, resta il fatto di capire, e ovviamente non potremo farlo prima di mettere le mani sul gioco, se la scelta di dividerlo in blocchi è pienamente giustificata. Sì, è giustificata. Cioè, vista l'ultima intervista, sono portato, cioè, comincio a capire perché, cioè, cioè, alla luce dell'ultima intervista rilasciata, alla luce anche delle ultime 3 ore di provato, insomma, comincio a capire, e non ti dico a dargli ragione, perché è ovvio che tutti volevamo l'unico capitolo, è una roba difficilissima da digerire, cioè, indipendentemente che sei amante o meno, c'è cioè un gioco splittato a distanza di anni, capitoli, un gioco come Final Fantasy è tosto splittarlo in capitoli, dividerlo. Però, cioè, se io penso al livello di attenzione e alla velocità con cui effettivamente vengono prodotti questi videogiochi, ma alla grandezza soprattutto e al mantenimento di un certo standard di dettaglio, è ovvio che non ci riuscivano. Altrimenti, ragazzi, avrebbero fatto, non so, 8 Blu-ray e sarebbero usciti a fine della next gen, una roba del genere. Non dico che sono d'accordo, dico che però lo comprendo e ovviamente staremo a vedere. C'è un'altra domanda, sempre di Zon, che dice invece per quanto riguarda la retrocompatibilità di PS5, com'è possibile che Sony sia così indietro con la trasposizione del parco PS4? Personalmente mi sarei aspettato che tutti i giochi del parco PS4 fossero giocabili senza nessun problema in stile PC. Grazie ancora per il vostro infinito entusiasmo che contribuisce ad alimentare questa passione ormai più che ventennale. Grazie a te. Zone e retrocompatibilità, Alessà, che gli diciamo su sta retrocompatibilità? Caro Zone, allora, a parte che anche in questo caso si va a sottolineare un po' come Sony non sia tanto brava in questo momento sul fronte della comunicazione, si stia mostrando tanto abile dal punto di vista della comunicazione. Praticamente non ha cominciato, però. Vabbè. Perché prima si lascia pensare a una compatibilità totale. Poi si fa uscire una roba che 100 giochi, che poi in realtà tutto questo per arrivare al discorso che in realtà tutti i giochi sono virtualmente compatibili, tutto sta nel fare in modo che l'esperienza sia ottimizzata per l'hardware Sì, sulla è quale puntare. unificata, nel È senso che chiaro. serve una certificazione. Cioè, e Quindi, quindi è chiaro. richiederà fisicamente tempo, testare, certificare. Bisognerà riparlare con gli sviluppatori,
testarlo sull'hardware, effettuare le necessarie ottimizzazioni per non creare problemi che non c'erano su PlayStation 4 e non dovrebbero assolutamente esserci su PlayStation 5. Quindi è chiaro che la loro priorità è partire con i giochi che sono più popolari, che probabilmente saranno i più giocati su PlayStation 5, ok? Però l'avvenire è che tutti i giochi di PlayStation 4 funzioneranno bene su PlayStation 5. Sappiate che PlayStation in generale tende ad avere un controllo qualità abbastanza Tosto. tosto, Sì. non a livelli di Nintendo, Non a livello di Nintendo, ma potremmo dire superiore a Xbox, forse? Che dici? sì, però Xbox tende ad essere più veloce in questo, Eh perché c'è sì, c'ha un'esperienza ragione, c'ha ragione. più ampia, c'ha comunque sicuramente anche più persone che possono essere impiegate in questo C'ha la senso. piattaforma Fra... PC, fra parentesi, che Esatto, che non può è fare una la parete. cavolata, chiaro, chiaro. Sì. Quindi no, da questo punto di vista non ti preoccupare, siano così indietro la trasposizione, ma in realtà secondo me non sono così indietro, perché non so esattamente quanto tempo richiederà la trasposizione di un cioè l'ottimizzazione di un singolo gioco, non lo so, ma non credo tanto tempo, non credo che da qui a 3 anni staremo ancora a parlare di, che cazzarola ne so, del primo Uncharted che non funziona su PlayStation 5. No, secondo me sarà più una roba che loro metteranno anche magari con una nuova tipologia di abbonamento, un set point per il lancio che sarà tipo una deadline, ogni 3 mesi aggiungiamo 300 giochi, che è una roba del genere. Magari, dico, capito? Potrebbero Ma fare una roba del se genere. questa roba entrasse a far parte, secondo me, cioè se questa roba entrasse a far parte di un servizio sul modello di Game Pass, però riservato magari a, cioè che dia priorità alle esclusive, che dia priorità comunque ai titoli, esclusive non solo di prime parti, ma anche di terze parti, perché comunque ci sono ottimi giochi di terze parti pubblicati in esclusiva su PlayStation. Cioè, per me già comunque sarebbe un passo nella giusta direzione. Tanto staremo a vedere come si evolveranno i servizi, ma è ovvio che devono evolversi perché la competizione si farà sempre più dura. E tra Concordo. l'altro, un'altra roba, a me piacerebbe che non si trattasse solo ed esclusivamente di un'ottimizzazione e un adattamento. Ma mi piacerebbe, ma qui un po' sto, non voglio dire sognando, però mi piacerebbe se ci fosse quello strato di miglioramento che ti fa dire esatto, Software based. sì, post-processing, un anti-aliasing un po' posticcio, però un aumento non tanto del frame rate, perché delle volte è engine locked, però che sia migliore la solidità, cioè delle piccole cose che assolutamente Miglioramenti con gli algoritmi basati sui sì. colori, Come cioè fanno dei anche su contrasti, colori, se ne Ghost. possono fare un sacco solo in post-produzione, quindi, Sì. cioè, a parte la roba quella fighissima che sembra fare l'HDR l'auto HDR di MD. Microsoft, sì, Ah, sì. sembra una roba interessante anche quello, ma magari ci sarà un sacco di roba software-based anche lì, quindi, oh, ben venga. No, no, io Certo. sono d'accordo con te, il sogno, anche per me è il sogno quello. Tolto che poi sono uno di quelli che in realtà a livello di retrocompatibilità nel senso che ci passo veramente poco tempo conoscendoli, però vabbè, voglio giocare la roba nuova io. Comunque, Jacopo Maggi, salve ragazzi, un'altra su Final Fantasy. Voglio È farvi un quello che paio dicevo di prima. Ah, ok, voglio farvi un paio di domande su FF7 Remake. Chi farà la recensione? Io. Cosa vi aspettate dai contenuti endgame? Vedete possibile l'inserimento delle weapon? O forse è troppo, no, raga, io mai, cioè, per mettere weapon dentro Midgar devi fare un casino, devi sbudellare tutto il gioco. Cioè, allora, non vogliono dirci come sarà, mi riferisco all'intervista, non vogliono dirci come sarà sto endgame, però si è capito che qualcosa per endgame, qualcosa di sostanzioso, perché ha detto che per noi sarà soddisfacente, e a meno che non sono in trip totale, hanno capito che noi vogliamo sto cavolo di endgame, cioè... Che lo so che è problematico, perché poi immaginati di avere un endgame con grinding, farming, eccetera, eccetera, e poi nel secondo capitolo uscire liberi nell'overworld e dover gestire anche, vabbè, insomma, tutta una serie di problematiche. Ma a parte quello, secondo me ci sarà un endgame abbastanza sostanzioso. Ci hanno pensato per forza, perché hanno ribadito più volte con forza che il titolo non ci deluderà sotto quel fronte. Però le weapon no, le weapon mi sembra veramente troppo. Anche secondo me poi la gente si incazza, perché significa che per mettere la weapon lì devi aver fatto un gran casino, anche in termini di storia. Però
Tre, al momento, quali sono i dubbi che vi affliggono maggiormente? Lo stesso discorso di come viene diluita la narrazione, nel senso di come, cioè per ora sono strapositivo, tuttavia sono un po' comunque preoccupato perché a lato pratico non so che cosa aspettarmi, soprattutto in termini di una distribuzione episodica, è chiaro, è un'ombra che finché non giocheremo il secondo capitolo ce l'avremo sempre. Tre, no, e poi l'altra cosa, scusami, che veramente mi preoccupa sono le vocazioni, Summon. Quello mi preoccupa, cioè voglio veramente capirlo meglio, capire che roba ci hanno messo, eccetera, eccetera. Invece per il Materia System sono stra positivo io su quello. 4, non so se lo potete dire, ma vi è già arrivata la copia, ecco, ora mi fermo. No, ancora no. No, ancora no. Quindi, Ti posso dire grazie. una cosa? Vai. Secondo me, ma parlo pure con te, cioè l'endgame è veramente un grossissimo ditor, cioè nel senso è tosta da gestire per un gioco con la formula di Final Fantasy VII Remake. Perché? Ahoia, è un Perché? bordello. Allora, il discorso è questo, per me ce lo devi mettere per forza un sistema di intercettazione e salvataggi per cui col secondo capitolo puoi recuperare quelli del primo, cioè il tuo party, secondo me lo devi per forza poter recuperare, perché io onestamente se mi dessi al farming, arrivassi a livello Madonna e poi non ce l'avessi neppure, io rosicherei come un castoro, cioè nel Oh. senso, ma di quelli incazzati. Quindi lo Ok. devi mettere, ok? Allora, Ma a quel punto come fai a fare il endgame? Perché se faccio il endgame e anche isolato, magari mi invento delle web, dei mostri in più, delle cose che ti oppure delle quest endgame all'interno di Midgar, no? Ma se ce le metto e metti caso che io farmando come un pazzo arrivassi a livello 99 e poi che me lo faccio praticamente, cioè, sdraiato il secondo capitolo, cioè personaggio di livello 99, sto così, butto un occhio allo schermo ogni tanto, ma cioè, le sfondo. Quindi è veramente una roba difficile da gestire. Oppure ti metto un hard cap, cioè oltre il 50 non puoi arrivare. Ma a quel punto i giocatori di Final Fantasy, quelli lì hardcore, che sono quelli che arrivano a livello 99, perché se no ammazzo tutti, quelli ti bruciano il pub, cioè ti bruciano il Lo negozio, poi so, lo indietro il so. distributore. Allora, sono d'accordo. Che fanno? Mettono una roba tipo mettono Lo i so, ecco mobster perché. che puoi andare negli altri settori. È chiaro che a questo punto si potrà andare in più settori rispetto a quelli che abbiamo visto nel primo, cioè nel capitolo originale del 97. È chiaro che fai? Ci metti tipo i capi mafia o roba del genere? No, Sto non lo so, ma sparando, se io vedo l'espediente del depotenziamento, io giuro che eh. mi No, faccio no. No, non esplodere. ci voglio pensare. Non essere così negativo, Alessandro. No, Non no, essere so, così negativo. No, 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 non so, stavolta. perché è una roba che viene usata parecchio, no? Cioè, inizia il gioco. Ah, sei inciampato su una banana. Banana. Hai perso 48 Hai livelli. perso 48 livelli. Hai perso anche le materie che sono rotolate via e sono finite nel tombino. E quindi niente. Devi No, rifarti però nel anche tutte senso, le adesso combo, i non legami. succederà, sarà sicuramente una roba ben pensata, però è difficile capire come arriveranno a una soluzione. Ma il livello Madonna arriva dopo il livello Lady Gaga? Assolutamente sì, passerò. Dicono, allora, dicono, il tartufo del signor Maggi dice una roba interessante, maliziosa, ma giustamente, secondo me, è corretta come idea. Nel senso dice, ma secondo voi non è una mezza pubblicità ingannevole non scrivere parte 1 sulla copertina di Final Fantasy VII Remake? E dice, guarda, che non tutti si informano. Però i tartufi, che è un po' la mia arcinemesi, non sai, ogni Ah, e tanto tartufi è la tua arcinemesi? ci Beh, scanniamo sempre amichevolmente, ci scambiamo. te sei scelto un bel nemico, però, eh? Scusami, Onore ai tartufi. cioè, nel senso, c'è cioè, presente Sherlock con Moriarty? Di un po' Moriarty che non è degno, figurati. Ahia, ma che scherzo, Allora, soprattutto l'ultimo. no, Vai. non è pubblicità ingannevole per un motivo molto semplice. Loro hanno comunque fatto il possibile per dire a tutti, raga, è diviso in episodi, cioè è diviso in parti. Quindi cioè, se ne fossero stati zitti, avrebbero detto poi vedremo come andremo avanti, e avessero pubblicato Final Fantasy VII Remake senza nessuna dicitura, ecco, a quel punto un pochettino ti avrei detto sì, beh, effettivamente hanno fatto una cagata. Stiamo anche Ma parlando del gioco dei 23 anni fa, di comunque. qualsiasi, cioè, beh, è Quindi. chiaro. Ma poi, però, la domanda è interessante, perché a quel punto il secondo, come lo chiami? Già. No, fra l'altro, cioè, la domanda vale comunque. Il secondo come lo chiamano, scusa? Cioè, semplicemente parte 2, dici?
Ci aggiungono Non sul so. primo non c'è e sul secondo è parte 2. Oppure ci mettono un sottotitolo, che per me è una cosa No, è rischiosissima. rischiosissimo. Che Cioè, bordello. Ma tipo, quanto gli piacciono i sottotitoli l'arrivo giapponesi? dell'angelo con una sola ala. Vabbè. Arrivo della. È partito il momento trip. Tam, 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 tam. Capito? Sì, no, cioè quei sottotitoli del cazzo. Ok. Potrebbe essere uno scenario veramente tremendo in quel caso. Speriamo che non andrà così. Speriamo, Final Fantasy VII, parte 2, l'arrivo nel mondo aperto e il viaggio nel continente, non quello a sinistra, ma quello a nord. Quindi occhio Però, perché come non dice questa è una roba Tonami, così. potrebbero fare tranquillamente come The Last of Us e mettere parte 2. È Però partenza in quello. io ho sempre l'impressione che The Last of Us non fosse. Io continuo a avercela sempre che non fosse stato concepito per arrivare oltre il primo capitolo. Poi è No. andata da paura, è diventata l'esclusiva che ha definito la generazione PlayStation 3. Sì. Però secondo me non c'è. Allora non ci avevano pensato a fare il secondo capitolo. Anche secondo me, ma io penso che molti in cuor proprio la pensino così, eh. Cioè, io sono stra d'accordo con te, cioè, secondo me è chiaro che, è, cioè, che l'idea originale era così. Perché quel finale non vuoi, cioè, Cioè, era non. figlio. Cioè, quel finale è la fine. E E infatti. più volte io ho detto che quasi mi dispiace che comunque lo vanno a ritirare fuori, perché quello era il giusto finale, secondo me. Cioè, non lo voglio sapere come va a finire. Poi è ovvio, mi dici, guarda che c'è la Last of Us parte 2, che cazzo, allora certo che lo voglio sapere come va a finire, è ovvio che non me tengo. Però di base, cioè, se l'avessero lasciato in quel modo, sarebbe andato benissimo anche così. Però che ti dico, una volta ci può anche stare, cioè, visto come l'hanno impostato poi della Stovass, Sì. ci sta la grande, poi sono loro che fanno i fidi, è ovvio. Comunque, non so, io No, penso. Kane, quel finale non è apertissimo. Quel finale è chiusissimo. Cioè, per la logica che ha quel finale, non c'è altro. Quel finale è come il finale del film The Road, e ancora meglio del libro The Road, Ah, che ok. il mondo è nella merda, ma tu sei salvo. Fine. È un finale di un'eleganza capitale. Sì. Capitale. Perché il lettore, il giocatore, il fruitore può costruirci un mondo di idee, che è anche la cosa più bella dei finali aperti bene, ma lì finisce. Quindi cioè, le idee che tu c'hai in testa sono il seguito. Certo, Quindi. io sono d'accordo. Ed è maturo, secondo me, oltre che elegante, eccetera, eccetera. Secondo me Quello è con Viggo maturo. Mortensen, sì, ragà. Se ve lo volete andare a vedere il film The Road, che tra l'altro è bellissimo, andatelo a vedere, ma ci stanno un paio di precondizioni. Dovete essere molto felici, dovete essere in condizioni psicofisiche perfette. Perfette, quindi forse la quarantena non è proprio il Chiaro. massimo come punto Posticipiamolo. di partenza. E dopo, raga, quando finisce tutto, magari pensate a The Road, se no poi ce l'hai sulla coscienza, le sai, occhio, sta attento. Allora, quello, sì, vabbè, abbiamo qualcos'altro dal thread sicuro, perché ancora mi sa che siamo arrivati a Andrex, l'hai letto? No, No, Andrex, vai allora, pure. buon Ciao pomeriggio. Mark74. Vai. Prego, prego. Allora, buon pomeriggio ragazzi. Ieri ho terminato Shadow of the Colossus, ok, e volevo porvi un paio di domande al riguardo. Secondo voi la scelta di realizzare con gli stessi colori i diversi tipi di danni elementari dei colossi, come fuoco e fulmini, è collegata alla reale identità di tutti i colossi? Non vado oltre perché sarebbe un grosso spoiler. Inoltre, volevo chiedervi se, se fossero i colori anche così nel gioco originale. Poi volevo chiedere a Fra se è d'accordo con me sul pensare che se Calvino avesse visto quest'opera ne avrebbe preso spunto per alcune città di Le Città Invisibili. E vabbè, ti rispondo io per lui, sì, sono convinto che Francesco direbbe la stessa cosa. E grazie per quello che state facendo in questi giorni, sapevamo già che siete degli eccellenti professionisti, ora avete dimostrato a tutti che persone meravigliose siate e che bella realtà sia Evry High. Un abbraccio. Grazie, Grazie di cuore, Andrex. Andrex. Ti posso dire, confessare una roba, io non mi ricordo mica com'erano nell'originale i colori dei danni elementari, aiuto! Non mi ricordo. Boh. Io, se non mi sbaglio, erano allo stesso modo.
ma non vorrei dire una, perché capisci che c'è uno scarto di tempo abbastanza importante tra l'originale remake e io ho la memoria del comodino, quindi sono problemi, o anche volendo alternativamente di un fritto de paranza. Quindi non so dartelo per certo, però tu fai una speculazione interessante che non credo sia così, cioè non credo che sia effettivamente così, ma è molto È interessante. interessante come la vedi, perché lui giustamente fa il ragionamento in termini di lore anche. E quindi non è una cavolata, che non possiamo approfondire in diretta, ovviamente, per questioni giustamente, come dice lui, addirittura di spoiler, Eh che no, ci sta. Però ci sta, però ci sta. Bell'idea, Andrex. E grazie di nuovo per il E complimento. Candy Nosgoth fa una domanda che interessa anche a me. Todd, hai visto il buco? Che ne pensi del Ah finale? sì, l'ho visto, l'ho visto. Il finale non mi è piaciuto. Il Cioè, finale non ti è piaciuto? mi piace come arrivano al finale, lo trovo corretto, però come è girato il finale non mi ha fatto impazzire. Lo trovo comunque un buon prodotto, con tutte le limitazioni, con tutte le tamarrate un po' spagnole che ci stanno, però secondo me c'è anche dei buoni testi, mi piace come piano allegorico quello che hanno fatto. C'ha l'obiettivo che c'ha, ovviamente, però insomma, non è un Palese, è capolavoro, non ovvio. vuole esserlo, no, nel senso che non vuole manco No, esserlo. stavo citando il film, è ovvio. Ah, ovvio, ovvio. Puoi evitare di dire ovvio, quella è È una ovvio, roba è la mia. mia parola. Trovati la tua parola, trovati la tua parola. Io comunque sono d'accordo con Todd. Adesso non per quanto riguarda, non lo so, la regia, la fotografia in sé, in quello specifico, diciamo, frangente del film, però il finale mi pare la cosa meno riuscita. Un po' forzata Sì. Ma come scelta, sai ok? perché, senza ovviamente spoilerare nulla, se non l'avete visto, guardatelo, secondo me è un buon film, è interessante, e poi si lascia guardare perché in termini di ritmo, secondo me, è costruito molto bene, purché alla fine è mononota, se vuoi. Non mi piace che esce proprio dal piano iperrealistico, tra virgolette, ovviamente. Così, tutto in un botto, capito? Cioè, quello è un Però, po'. attenzione, tutta la costruzione è allegorica, è chiaro, su questo siamo d'accordo, giusto? E c'è un'allegoria palese, cioè, Sì. è facile da leggere, no? Sì, è molto, molto. Ma cioè, te lo dice anche, quindi. Lì, in quella parte lì, mette un'allegoria all'interno dell'allegoria. Quindi, noi abbiamo visto per tutto il film una figura e a mio avviso, quella figura è la stessa che vediamo in quel punto, solo che in versione innocenza. Ok? Mettiamola così. Quindi è un'allegoria dentro l'allegoria, Sì. ma ti dà una risposta banale, perché per risolvere la situazione, per mandare un messaggio, bisogna riportare in alto quella, l'ha scritto Kane, quindi posso dire la bambina interiore. Quindi è un altro livello di allegoria, però lì diventa un po' scontato. Sì, io ripeto, a me non mi ha fatto impazzire, non lo rovina in toto, però insomma, cioè, è costruito bene con una bella escalation, è un po' un peccato che c'ha un finale. Sì, a me ha fatto abbastanza impressione. Non mi ha saziato, ecco, cosa che invece stava andando molto bene per il resto del film. Poi io ripeto, cioè, gusto personalissimo secondo me, non credo che oggettivamente si possa dire che è un film brutto, perché No, no, magari assolutamente. non è, ripeto, è un film modesto per tante cose, è un film intelligente per tante altre, è un film intelligente anche a livello produttivo, nel senso che come è stato messo in scena tutto quanto, ben recitato, bello il casting, se volete. Poi chiaramente per noi che siamo spagnoli, tante cose secondo me non le possiamo neanche cogliere bene, perché ho letto di c'è un bel valore anche i protagonisti che hanno scelto, ma vabbè, andiamo avanti. E Guarda, Rambo, Snowpiercer Snowpiercer diceva i Rambo, però Snowpiercer al boh. contrario. Cioè, per dire, Snowpiercer mi è piaciuto più il finale che il resto del film. Allora, Snowpiercer a me non ha fatto impazzire tutto lo svolgimento, cioè, nel Punto. senso, la roba, cioè, se prendo singolarmente gli eventi narrativi, sì, è figo, mi piace, c'è anche delle belle trovate su come è girato, però non mi piace in generale tutto l'impasto,
Cioè, diciamo che è un po' proprio tutta la messa in scena che non mi fa impazzire, però al finale mi è piaciuto, quindi sono abbastanza d'accordo con te. Sì. Allora, torniamo un attimino a rispondo rapidamente a se Microsoft dovesse acquistare un nuovo studio tra quelli che stanno collaborando con lei, quale scegliereste? Guarda, io a prescindere da quello che sceglierei, secondo me i più probabili sono Asobo Studio o Asobo o Asobo, che ne so. Asobo, Asobo. Quindi perché cioè, li hanno messi anche a lavorare su Fly Simulator, secondo me stanno proprio lì per. Mi piacerebbe se Moon Studios comunque venissero premiati con una partnership stabile, cioè proprio nel senso venissero promossi a studio first party, perché mi piace un sacco come lavorano, però anche Asobo insomma se lo merita, non è se lo Sì, sono tanto. d'accordissimo, d'accordissimo. Anzi, a voglia, proprio sottoscrivo. E vediamo un po', altre domande? Passiamo al thread che lo stiamo un po' ignorando. Paramila Juventus. Buon pomeriggio ragazzi, ho preso la Switch da un po' e siccome non la gioco solo da portatile, sto sempre di più notando come dopo 5 minuti di gioco inizio a perdere la sensibilità dal manuale al mignolo. In entrambe le mani sono costretto ogni volta a fermarmi un attimo per far sparire quel formicolio fastidioso e riprendere a giocare. Per poi 5 minuti dopo avere lo stesso problema. Guarda, Aia. no, è un problema che ha con Nintendo da un sacco, cioè nel senso. Loro sono tendenzialmente i nemici numero uno dell'ergonomia. Ma tipo, se vai nel quartier generale dell'ergonomia, tu trovi un wanted gigante Che è con tipo il bureau, che è Super tipo il Mario bureau, che sta così. è tipo il bureau, secondo me. Capito? Quindi non è che c'hai tu questo problema. Io se gioco con Switch in portabilità, ma e non tengo la console sospesa, cioè quindi appoggio i gomiti da qualche parte, ecco che mi si spengono le dita e ciao, devo Sì, oppure mettere e poi ricominciare. lo tieni male e eserciti talmente tanta pressione sulle alucce, insomma, sui Joy-Con, che poi rischi che ti si sconnetto. Non so se vi è capitata anche a voi questa roba. Io per trovare posizioni sbagliate, però ecco, quello che dico io è ammazza, 5 minuti sono un po' tanto pochi. Cioè, anche io dopo un po' fatico perché non ho il Pro, non ho il controller Pro che potrebbe essere un'alternativa, anche con la portabilità, lo so Sì, che fa un po' assolutamente. ride, fa un po' No, però è ridere vero, con con la lì cioè, lo portabilità. risolvi perché invece con lì l'ergonomia funziona. Però ecco, per dirti, insomma, 5 minuti sono tanto pochi, mazza. Magari so, vengo fra 5 minuti, che in realtà sono 4 ore e mezza, però Ok. è un, diciamo, un lasso di tempo 4 ore e ideale. mezza è un sogno come durata della batteria, forse per la Switch, però vabbè. E smettere di giocare in modalità portatile? Beh, oddio, no, No, ripeto. guarda, lui non si posso dare provare a giocare un po' più in sospensione senza appoggiare i gomiti e non piegare il polso, quindi metterti in modo da non piegarlo troppo, metterti in modo da avere una visuale buona con il polso relativamente dritto. Però non è che ti salva in senso assoluto, quindi ci potrebbe stare che ti succede, non c'è una Dipende soluzione. poi dalle mani, cioè chi ha le manone grandi magari fatica di base, fatica di più, cioè proprio si intorpidisce tutto il carpo, qui è una roba tremenda. Comunque, in bocca al lupo, e altrimenti te lo metti in pancia così e te prendi il paddino e basta, è l'unica soluzione, perché in termini perché poi è il peso, è la mala distribuzione, se vogliamo, del peso oltre che la forma a esercitare il fastidio anche secondo me sull'interno della mano, però vabbè. Purtroppo questo ci abbiamo. Vibra 25. Salve ragazzi, volevo dirvi che ho apprezzato tantissimo Sekiro Shadows Die Twice. Mi chiedevo, secondo voi, quel combat system la potrebbe essere inserito in altri titoli sul mercato futuro? Qualcuno glielo copia, secondo te, Alessà? Ci Ma proveranno almeno? secondo me non è un combat system originale in senso assoluto, perché ha delle idee che sono idee che magari già esistono sul mercato e sono presenti in altre produzioni di per sé. Certo che, e lì c'è tutta la differenza del mondo, il modo in cui viene utilizzato, il modo in cui viene declinato nel corso del gameplay in generale rende Sekiro un titolo unico e piacevolissimo, certo, sempre che vi piaccia soffrire, fortissimo. Quindi, può essere inserito altri titoli sul mercato? Sì. Può essere inserito altrettanto bene? Vediamo, perché serve veramente averci due palle così.
Sono d'accordo, però secondo me anche qualche indie proverà a fregargliela come idea, magari aggiungendo qualcosa. Ci vedo bene un Absolver fatto Alla fine, come hanno fatto con Dark Souls, che Dark Souls ha Sì. dato filone al finale, ha dato il via al filone dei Souls-like, quindi, insomma. A voglia, voglia. Joker 93, dai, 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 che adesso stiamo andando a fuoco, eh. Salve ragazzi, ho un paio di domande collegate tra loro. Ah, queste sono un pochino più serie TV, quasi, quasi. Cosa ne pensate dell'anime Netflix di Castlevania? Conoscete altri anime tratti da videogiochi? DMC lo trovo abbastanza pessimo. A me è DMC è piaciuto. pessimo. Concordo. E dico che Castlevania a me è piaciuto. Castlevania mi è piaciuto un botto. Non, avrei preferito fosse un pochino più rifinito in termini di... Cioè, mi piace Stile, sì. tantissimo lo stile, è buono anche l'animazione, tolto che non è niente di, insomma, fuori scala. L'avrei voluto un pochino più rifinito, però secondo me è soddisfacente e l'idea che c'è alla base, secondo me, è abbastanza anche maturo, violento, eccetera, eccetera. Mi è piaciuto, l'ho apprezzato molto come anime. E poi l'altro giorno alla colazione Todd parlava di una possibile Aspetta, che serie. dobbiamo rispondere. Cioè, altri anime tratti dai Ah, giusto, videogiochi. ne chiede altri, giustamente. Steins Gate, molto. In realtà poi è difficile capire. Cioè, nel senso, c'è il videogioco, ma è il videogioco che è tratto dall'anime e non viceversa. Però, visto che è comunque un bell'anime, guardalo. Ci sta Tales of, ci stanno diversi, ci sta Tales of the Abyss, ma in generale quasi ogni Tales ci ha avuto una conversione animata e sono di buona qualità, ovviamente. Per la gran parte sul modello Shonen, poi che altro? Ah, Persona! Persona ci sono sia serie che film animati e hanno un bello stile. Non sempre la qualità è a livello della direzione artistica dei giochi, ma comunque sono bei prodotti. Mi vengono in Ok, mente questi. se E non so Dragon se. Quest Hero Story non è un anime, e a me non è. Nel senso. È un prodotto onesto, però insomma, così. Ok, e non so se lui Era voleva. prima un videogioco? Pappagallo? E non lo sai, non lo sapevo che Steins Gate era prima un videogioco. Grazie per avermelo detto. Comunque è anche un'ottima serie anime. Io non l'ho visto, quindi non posso parlare lì. Castlevania sì, perché era su Netflix. Non so se lui voleva qualcosa anche su Netflix. In quel caso, anche lì alzo le mani, però. Però vabbè, questi non sono su Netflix, giusto? Guarda, Questi su ultimi due che hai Netflix, detto. non lo so, forse Steins Gate da qualche parte sta. Ti sconsiglio una roba, per i miei gusti. Tutto quello lì che è fatto con quella tecnica di animazione ibrida, cartoon, modelli tridimensionali di Netflix, che sembra fatto tutta con Ah, lo stesso Senseiya tool. dici? Tipo Senseiya? Io, anche come Kerran Ashura, cioè. Io, fatta eccezione, no, in realtà Devil May Cry Baby è fatto con altra tecnica. Fatta eccezione per pochi prodotti, quella roba lì non mi piace. Perché secondo me, quando c'è quella roba, vuol dire che stanno andando a risparmio. Ok, cioè tu. Quella roba che sembra mezzo cel shading con le campiture. A me non piace, per esempio, a me sono d'accordo con te, non piace. Però magari qualcuno lo trova soddisfacente, non lo so. E la seconda domanda, sempre di Joker 93, è: l'altro giorno a colazione Todd parlava di una possibile serie Netflix di Metro. Se questo fosse vero, allora Netflix si sta concentrando molto su quell'utenza di pubblico. Allora, sicuramente Netflix ha un occhio di riguardo per noi che siamo di questo ambiente. C'ha un occhio di riguardo verso l'Oriente, verso gli anime, sa benissimo che deve puntare anche su quella tipologia di pubblico. Per quanto riguarda Metro, invece, io avevo parlato, questa è una roba che mi aveva confidato proprio durante un'intervista a Dmitry Glukhovsky, che è l'autore e sceneggiatore dei libri e di tutti i Però videogiochi della serie pronuncialo Metro. bene. Glukowski! Glukhovsky, così, ok. È l'amico del Sekiro, È amico, è esatto. l'amico del Sekiro. E quindi dicevo, lui mi aveva confidato che era in trattative con Netflix per una serie. Però poi ci hanno detto, dicevano anche proprio durante la colazione, che in realtà questa roba è partita, ma sembra che sarà un film. Sarà un film. Io non ho trovato conferme, devo dire la verità, eh.
Però pare di sì, e che sarà un film, e sono anche abbastanza forse più contento piuttosto che la serie, tolto che Metro magari si presta anche benissimo per una, insomma, per una struttura episodica. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe avere più serie fatte da videogiochi? Dipende che qualità produttiva c'è, soprattutto che scrittura c'è dietro. Però di base sì, c'è tanti mondi fighissimi che vengono lasciati lì e che invece potrebbero essere tranquillamente ampliati o comunque realizzati e girati e filmati in un modo che secondo me non sarebbe affatto male vedere. Però, ripeto, dipende il budget, come viene scritto, chi ci mette alla guida. Cioè, non devono essere serie filler per Netflix. Cioè, non devono essere solo dei riempitivi perché sai che c'hai Chiaro. il pubblico facile e allora qualsiasi roba gli scrivi va bene. Che purtroppo in parte ne soffre anche Witcher di sta roba, nel senso per alcune parti, tolto che era la prima, aveva un budget limitato e magari dalla seconda, visto l'enorme successo che ha avuto, dai, magari ci investiranno di più, però ecco, non vorrei che diventasse quello. E poi lui dice, io ne desidero Ti posso dare ardentemente. anche una risposta bastarda? Cioè, Vai. no, la risposta è quella che ho dato, io do la risposta bastarda. Ale. Mi piacerebbe poter dire fra qualche tempo di volere più serie tratte dai videogiochi fatte da HBO. Vedo che sei un uomo di cultura, te, eh? Ho capito, ho capito. No, no, beh, make sense, a voglia. Sono d'accordo. Senti, lui poi dice, e questa te la rigiro anche, io Sì. desidero ardentemente una serie su Bioshock ambientata a Rapture, invece che, insomma, per Aria. E invece, quali sono i vostri più reconditi desideri? Grazie, ragazzi, per quello che fate. Oh, Bioshock, io lo vedo più come film, sinceramente, che come serie, se proprio lo vogliamo mettere giù a Però Rapture. ci sarebbe il modo per farlo, e secondo me è un modo che potrebbe essere estremamente piacevole anche per i giocatori. Farci vedere Rapture prima della caduta, cioè farci vedere l'utopia, La caduta di Rapture, ci fai vedere. l'utopia che diventa distopia. 6 episodi che raccontano, Sì, oppure sì. anche 5, Chernobyl L'ascesa di style. Atlas, la caduta di Andrew Ryan. E termina quindi in prequel e termina con l'arrivo al faro, secondo me. Beh, sì. Se la chiudi con quella sequenza lì, ma anche di 5 secondi, per me hai venduto la serie. Ci potrebbe stare. Proprio c'è parte il filmato della presentazione di Bioshock. Comunque, quali sono i vostri più riconditi desideri? Ale, che cosa vorresti tu? In relazione, lui sempre in relazione alle serie, giusto? No, in generale. In relazione alle serie. Ma lo sai che non lo so. Io non so, considero che in generale sono sempre un po' diffidente dei prodotti videoludici applicati a piccolo e grande schermo. Già di E siamo passo, ma tutti d'accordo, è una quello. diffidenza che si è andata formando. Guarda, il mio re più recondito desiderio in questo momento, e te lo dico in maniera superficiale perché ancora non ho visto neanche il risultato di quella roba lì. Però in questo momento non voglio un Monster Hunter sul grande Affirma. schermo. Io boh, non lo so. Questo è uno dei miei più reconditi desideri. Alessà, la gente è hypatissima per Mila Jovovich lì in mezzo al campo che pare un po' Mad Max. Io sinceramente sono un po' preoccupato, anzi, perché mi sembra veramente troppo neutrale, pure come poster, dai. Cioè, boh, cioè come pre-poster, A non è me una sembra una locandina. poracciata cosmica. C'ho un po' paura di sta roba, c'ho un po' tanto paura. Anderson non si sa che, boh, vabbè. Oh, però almeno ci prova, che gli vuoi dire, insomma. Purtroppo è l'Anderson sbagliato. Ce ne sono tre, poi peraltro. Capito? È Quindi, comunque l'Anderson sbagliato. comunque l'ho sbagliato. Va bene. Che cosa vorrei io? Tosta, tosta. Pensa a una serie su Doom. Pensa a una miniserie su Doom. Guarda, Che prende come fai? dal primo al secondo. Dal primo al Ma come secondo. fai? Con protagonista Drax. Drax, cioè, metti Batista, no, vabbè, pesante, no, 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 vabbè, non ci voglio pensare, non ci voglio Come fai? pensare, accetto proposte, non faccio proposte, però. Beh, per me deve essere pensata col ritmo di 6 puntate dove uno urla alla telecamera. E E basta, basta. e basta, Urla e però. spara in aria. Cioè, quel ritmo lì ci deve Una serie TV su Sam e Max. Ah, e avere. beh, non Wow, so. serie animata allora. Serie animata. Cavoli, sì. Ebbè. Ovviamente da mandare in onda dopo le 11:30 di sera. Bene.
Fra l'altro, Lucas Festa 84 dice cosa molto triste: la beta di Resident Evil non funziona. Andiamo bene, come non funziona? Poi lì non funziona. Tu sai se per caso Io c'è. sono stato in live con te, quindi non so se ci sono stati problemi nel Ah, frattempo. ok, cioè, magari è un problema suo, tipo che non l'hai Non lo sfatto. so, guarda. Beh, giocare l'abbiamo giocata tutti, quindi in teoria funzionava No, almeno. Non so se è perché oggi successo. apre la beta di Resistance. Ah, la beta quella. Ah, allora al lancio Yeah. dice. Ah, Stanno, ok. ok, stanno fissando PlayStation 4 e Steam, dice il buon Roberto Guagliana, e su Xbox One invece al momento funziona. Allora ti chiedo di avere solo pazienza, È speriamo che chiaro. si risolva a breve. Vabbè, ci sta. E anche DX ce lo dice, quindi lo ringrazio. Rick chiede: non ho mai giocato un Pirate Warriors. Mi consigliate il 3? So che è uscito One Piece Pirate Warriors 4, ma con Resident Evil 3 in uscita vorrei recuperare il 3 che costa meno. Guarda, è un Musou. Sarebbe a dire, è un gioco che parte già senza grosse pretese. Ma non è una forma di pregiudizio, è la realtà, è la forma di action più semplice e caciarona che esiste, e quindi non, le già aspettative sono fortemente modulate in questo caso a ribasso. Per me è comunque una produzione di genere solida che puoi giocare, ma sappi che è premere due tasti finché tutto non è morto. È un ammazzatempo eccellente. Io sono un vergognoso fan dei Musou, perché ogni tanto ne metto su uno e ci passo il tempo così a cazzo, cioè per me sono un po' come click game. Veramente? Veramente Sì, hai? sono come clicker game, io spengo il cervello e faccio quello Davvero? perché sì. Mica la sapevo sta cosa io. Ammazza, Sì. fatti. Io qua, cioè quando proprio mi voglio isolare e voglio giocare una roba che mi spegne totalmente il cervello, metto su un Musou e gioco a quello. Oh, aspetta, intanto fine il signor Magi, la tua nemesi dice, suggerisce Todd una serie su Leisure Suit Larry e ne abbiamo vinto tutti. Sono d'accordo. Sono d'accordissimo, bravo signor Magi, bravo signor Magi, bravo Tartufi, anzi, ottima idea, ottima idea. Vediamo. Netflix potrebbe tranquillamente, secondo me, Ah, a sì, voi. fare una È serie. l'unica che c'ha le palle, secondo me, di farlo. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Ah, Foxcap dice: ehi ragazzi, come va? Approfitto del mio cambio di avatar, c'è il cacciatore di Bloodborne, dico io Mi se sembra non lo molto vedete, giusto. per chiedervi se accettereste un Bloodborne 2 non diretto da Miyazaki. Io no. Cioè, nel senso, sì, di No, base Bloodborne. saremmo. Cioè, io ti dico, un Souls-like, cioè un Souls. O comunque un gioco che non sia Bloodborne, sì, ci può stare. Anche perché per me il 2 c'era comunque delle frecce al suo arco. Non era come direzione artistica e concezione di narrativa implicita ai livelli degli altri due, ma c'aveva i suoi meriti, ok? Quindi può venire anche fuori una cosa caruccia. Bravo, sono Però d'accordo. Bloodborne 2. Allora, anche adesso che hanno piazzato il setting e tutto, di base penso che pensiamo tutti alla stessa maniera, cioè come fai a non farlo fare Miyazaki? È chiaramente lui, il genio lì dentro. D'altra parte però mi viene in mente una cosa, che se ragioniamo sempre e comunque così, sai quanti altri Miyazaki ci perdiamo? Cioè quante volte viene negata la possibilità a qualcuno magari Ma che non... scusami, Che non però. No, riesce. Sì, no, no, non è questo il caso. Non è ma. questo il caso. Però spesso questo tipo di pensiero degenera. No, Quindi no, ci ma può tu c'hai stare, ragione. visto che lui è l'autore che te l'ha inventata, sta roba. C'hai Quindi. ragione, però è una serie così preziosa che io partirei da un co-directing. Cioè, ti fai Miyazaki con la partecipazione di Ugo Tazio-san, che l'ho appena inventato. No, ma No, scusa, allora Miyazaki producer? Dici? Producer co-director e anche, anche producer, ma comunque con supervisione per dichiarata. forza, producer per forza. Esatto, con supervisione dichiarata. Poi, se vuole mettere in Ugo atto Tazio San comunque secondo me è promettente, Alessà, cioè esatto. io non getterei la spugna, investiamo su Ugo Tazio San. Veramente mi sembra uno importante, già dal nome ha vinto. Comunque, però in realtà le domande sono altre, questa era solo la premessa, credo che siamo allineati comunque, viva Ugo Tazio. Continuo con domande dalle risposte meno scontate, dice giustamente. Grazie a PS Now ho cominciato Uncharted The Lost Legacy,
L'impatto scenico è stato incredibile, mi sembra anche quasi meglio di Uncharted 4 da quel punto di vista. Il valore produttivo del titolo mi ha fatto chiedere come mai Naughty Dog non usi i budget per progetti più piccoli e autoriali anziché per spin-off di serie principali. Ne gioverebbe in termini di offerta e anche di prestigio, ma magari non dei soldi, ti dico io. Però Esatto, ma ecco. magari manco di prestigio, perché questa tua considerazione è ragionevole, ma agli occhi del grande pubblico non lo è altrettanto. Però ci sta una verità segreta nella tua domanda. E questa verità è: può la conoscenza e l'occhio mostrato in Lost Legacy, l'eredità perduta, essere la base per un nuovo Uncharted o comunque una nuova avventura made in Naughty Dog migliore? La risposta è sì. Cioè, secondo me l'eredità perduta migliora alcuni aspetti di Uncharted e propone anche un colpo d'occhio in alcuni momenti assolutamente incredibile e magari superiore alla media di Uncharted, e quella capacità, che non a caso è arrivata dopo Uncharted, cioè quel livello di finezza anche espressiva, può essere la base per tante altre belle cose, non necessariamente svincolate dal panorama AAA. Chiaro, chiarissimo, sono d'accordo. E poi, fra l'altro, non è così facile No. inventarsi una nuova. Sì, un progetto autoriale, non è che tutti famo Child of Light così in 448. Dico, oh, ma avanzano 30 milioni, dai, famoci un Child of Light. Insomma, vabbè. Comunque, due, questa non è una domanda, ma una richiesta. Mi chiedevo se si potesse fare qualche live a tema cinema, serie TV. L'ultimo di un po' di tempo fa mi piacque moltissimo, e anzi, un appuntamento fisso settimanale, anche mensile, credo lo gradiremmo tutti noi. Che oltre ai videogiochi abbiamo anche questa passione. Spero di non essere stato troppo sfacciato. No, 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 ma in realtà era un programma, non so perché alla fine non è finita nel palinsesto, Ale. Cioè, io e Fra l'avevamo fissata al Q&A Cinema. Non, secondo me è perché alla fine è uscito qualcosa di nuovo e abbiamo dovuto cedere lo slot, mi sa, vero? Mi Questa sa. settimana non mi è arrivata proprio la voce, ho visto che ne stavate parlando, ma poi non mi è arrivata Poi. nessuna conferma. Ok, allora probabilmente o ci siamo sbagliati noi, insomma, alla fine non è andata più in porto perché abbiamo ceduto lo slot a qualcos'altro, come Radio AI, dicevamo. Però vabbè, tranquillo che rientra nelle nostre priorità, cioè è nostra volontà. Assolutamente sì, perché poi sono appuntamenti super interessanti che seguo anche io con piacere. Ares 984, mentre diciamo, sfruttiamo i nostri ultimi istanti prima di passare a Sidonia, di lasciare il canale Sidonia, dice: Ale, secondo te il motore di TechSet potrà essere utilizzato anche da altri sviluppatori? Sì, da altri sviluppatori che però si muovono nello stesso genere o al massimo in qualche congenere. Cioè, beh, è ovvio che il di Tech sarà utilizzato anche per il prossimo video di Wolfenstein, quindi da Machine Games. Perché? Perché sono fondamentalmente i figliocci, per certi versi, di ID Software. Certo. Portano avanti una delle loro saghe, e quindi è chiaro che hanno la loro tecnologia. E secondo me ne vedremo delle belle. Ne vedremo delle belle. L'ID Tech 7, però, per come funziona, non è un motore, è un motore versatile, ma non un motore versatile in termini di creatività, cioè in termini di varietà di genere. Perché l'ID Tech 7, se tu lo sfrutti per diciamo, un open world, è molto probabile che non si dimostri altrettanto All'altezza, all'altezza. cavoli, Ok. anche perché è famoso per avere uno scarso carico anche di definizione, cioè pure i modelli, ma soprattutto anche le texture. Quindi, Sì. cioè, è un gioco che è meraviglioso se corre come effettivamente il gioco ti porta a fare. Con Se tutto poi. che il nuovo lavora molto meglio sul texturing e anche sulla mole poligonale, A voglia, però si lasciano dietro veramente tante superfici completamente eh? squarnite, e Sì, anche a livello di modellazione ci sono alcune però le proprio. mettono bene. Diciamo che nella gran parte dei casi le Cioè, mettono bene. anche questo è un fatto importante, perché loro le sanno usare strabene, Certo. oh, certo, perché cioè, lo sanno gestire strabene. Infatti il colpo d'occhio è impressionante. Però è della serie, come dicevi bene tu, è bellissimo se visto da una certa distanza. E secondo me anche in questo caso è meraviglioso se corri come matto, però è quello che devi fare. È come su Sì. I Divine, sì, Divinity Original Sin, no? Che fai? due, sì. Il 2, che fai? Sì, vabbè, ma se lo zoom la grafica è brutta, vabbè, grazie a cazzo, insomma, che devi fare? Ecco, però il senso era quello, ok? Comunque sono d'accordo con te. E non so se c'è rimasto qualcos'altro, vogliamo leggere l'ultima, mancano veramente 3 minuti.
Mi sa che non facciamo in Mi sa che tempo. non facciamo anche perché dopo c'è E sei Cido donna. Cido, quindi no. C'è qualcosa dalla chat, magari una velocissima. Ramo, ragazzi, mi sbaglio, i mostri di Doom 16 erano più curati e definiti rispetto a quelli di Doom Eternal? No. Hanno fatto delle variazioni sia per quanto riguarda la palette sia per quanto riguarda la quantità dei particolari. La resa finale in alcuni casi può apparire un po' meno, non voglio dire bella, d'impatto, ma c'è anche un altro motivo, perché c'è il God System. Quindi devi lavorare per dare senso anche al God System. Quindi la possibilità di squartare i nemici deve avere delle basi anche nel design dei mostri. Quindi ci può stare questa roba qui, ma c'è un motivo. Ok? Secondo me le due cose sono perfettamente bilanciate nel quadro generale. Direi crystal clear. Ragazzi, noi siamo arrivati alla fine, abbiamo fatto anche oggi 2 ore con voi, vi ringraziamo per la vostra presenza, siamo un botto, siamo 2004, quindi di nuovo grazie di cuore, grazie per averci supportato, passate a trovarci anche sulle pagine di Avery AI, vi ricordiamo, grazie a tutti quelli iscritti, abbonati, eccetera, eccetera, seguiteci pure sui social e vi ricordiamo ancora una volta l'iniziativa di beneficenza per la Croce Rossa Italiana, trovate il link cliccando. Adesso ci penserà sicuramente uno dei nostri, eccolo Roby, grazie Roby, e quindi niente, anche un piccolo gesto è stra importante ed è bello farlo come comunità di RI. Grazie a tutti e Ale, non so se vuoi chiudere con qualcosa, io intanto mi preparo con l'outro, vai. A me sembra un'ottima chiusura Alessandro Bruni, va bene. Salutiamo Ugo Tazio San, dal Giappone, da Kyoto in diretta, grazie per il supporto. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Adesso arriva Ciro Ciro, non andate via. 3, 2, 1.